finire le slide l'altra volta. Alla fine poi, non so se avete visto, le slide le ho mandate in realtà in formato PDF, e così ho detto che facevamo, forse facevamo meglio. Perfetto, siamo online. Yes. Sì, dovrebbe essere, se si va sul corso c'è il link. Poi ho mandato sul gruppo, secondo me, il codice. Puoi entrare come moderatore, se te la senti. Sicuro. Poi c'è qualcuno scritto, però. Per quello che devi collegare. Devi solo rispondere. Eh? No, vabbè, mi devi fare la domanda a me. Allora, dove eravamo arrivati? Ai cicli while, se non mi ricordo male. Tuple i flussi, while, eccoci qua. Benissimo. Allora, avevamo visto il ciclo while, avevamo fatto un po' di domandine sui strani numeri che erano usciti fuori, perché sì, dove veniva controllato e dove veniva dato l'output dell'indice che veniva incrementato, c'era, insomma, per come erano ordinati, ci veniva 2 volte il 4, no? Si faceva 2 volte l'ultimo giro. Va bene, per il resto sul ciclo while non c'è tantissimo da dire. No, vabbè, che la variabile viene guardata sempre all'inizio. Se la variabile diventa false durante il ciclo, lui ovviamente finisce il ciclo e dopo ricomincia a verificarla. Ciao, ciao, prego, prego, accomodatevi pure. Ricomincia a verificare al giro dopo. Per il ciclo while funzionano lo stesso il continue e il break come nel ciclo for, che fanno più o meno la stessa cosa. Diciamo, ciclo continue non finisce di fare tutto quello che c'è nel resto del codice indentato dentro il while, ma riparte subito a riverificare se il while è vero, quindi si deve fare un altro giro. Se fate break, interrompe ed esce subito. Anche il ciclo while ha l'else. In questo caso invece si basa su come siamo usciti, quindi se siamo usciti perché la condizione del while è diventata false oppure perché siamo usciti tramite un break. Ma deve tornare all'altezza del while, sì, come per l'if. Esatto, esatto, sì. Adesso chiederemo al comune se possiamo avere dei televisori più grandi. No, vabbè. E poi diciamo l'orario non aiuta. Ok, qui c'è una novità della versione 3.10, il match. Allora, noi praticamente abbiamo passato fino alla versione 3.9 a decidere che non serviva. Adesso vi spiego che cos'è. Nel senso, negli altri linguaggi, nella maggior parte, tipo come in C, io faccio sempre l'esempio con il C perché è quello magari un po' più conosciuto, qualcuno l'ha visto di solito, e c'è lo switch case, cioè praticamente una condizione che uno dice, ok, guardami questa variabile e faccio tutti i vari case per vedere i vari valori che può avere ed eseguo il codice, poi c'è tutto quel giochino strano del C con il break, perché sennò lui l'esegue più di uno, vabbè, adesso non mettiamo nei dettagli. Comunque, e ci hanno sempre detto, ma in Python non serve, tu fai tanti if else, e vai avanti così. Si sono ricreduti. Hanno fatto il match, che alla fine è quello. Structural Pattern Matching, la novità della 3.10. E vediamo molto sinteticamente come funziona. In pratica, in questo caso viene inizializzata una variabile che si chiama status, 404, per fare un esempio basato sul web. E viene fatto match status, quindi verifichiamo il valore di status e poi funziona in maniera molto banale con i case, quindi nei vari case uno può metterci tutti i valori che assume match e lui eseguirà solo quello ovviamente veritiero. In questo caso non c'è bisogno di inserire dei break perché lui esegue solo quel case lì, quindi non esegue tutti i case in fila. È possibile all'interno di un case mettere più condizioni
E oltre a questo mettere anche tutta una serie di altre possibilità, chiamate funzioni, è possibile creare anche delle classi, cioè degli oggetti direttamente all'interno del case. Cioè, ovviamente l'hanno fatto un pochino più evoluto di quello che c'è in C, insomma. Per fare il default si fa case underscore. Riesco a cedere con lo vado. Scusa. Faccio accedere con il modello ora. Devi solo metterci l'altra password. Io non so questo. Questa me la mando per email, l'ho messa su Telegram. Tutte e due. Ma se no ci dia anche come normale, c'è cioè, l'importante è che mi dici le domande. Non riesco a cedere con lo L'ha mandata su Telegram? Sì, non c'è? Perché c'è una traduzione di questa scelta qua? Scusami? È perché è il case in cui è entrato e ha già fatto il print, cioè l'ho già eseguito. Scusate solo un attimo che do il codice al mio collega qua per... Dove cavolo l'hai messo? Ah, qua. Le ho mandate adesso, le ho mandate sulla mano. La mail ho mandato. No, su Telegram. Sì. Nel nostro caso, devo fare sempre il print status, se non sbaglio. Allora, il print io l'ho messo sufficientemente perché lui dà in output delle scritte diverse in base al Nel case. nostro caso, perché tu ce l'hai sulla porta, noi possiamo andare a scrivere questo Match status. Esatto. se scegli, dobbiamo scrivere print status, no? Perché mi dà errori. Perché non hai la 3.10 su quel PC lì. No. Allora non c'è. Ah, no. Esatto. È una cosa che c'è solo dalla 3.10 in poi, è una novità della 3.10. Scusate. Quindi se avete, come vi avevo detto, il corso lo potete fare anche con delle versioni precedenti, tranne un paio di esempi, che questo è uno dei due. Perché... Non possiamo avere 13 noi, no? Beh, adesso qua non, se volete installarlo, ma tanto è solo un esempio, Ah, c'è solo questo, il resto lo potete fare tutto senza problemi. Sì, come vi dicevo, adesso qua c'è già l'output, che praticamente lui esegue, va a verificare che status vale 404, quindi dice vale 400 no, vale 404 sì, e quindi scrive not found, molto semplicemente. Vediamo un altro caso simile, molto sciocco. In questo caso lo status è 400 e infatti lui scriverà bad request perché entra nel case con i 400. Vedete? Allora, se vai qui e metterci quello moderatore, allora, quello numerico e quello normale, quello di Il numerico mettere qua. qua. Ma Non 4 secondi. insomma è partecipa. Questo qua numerico lo mettiamo. Ok, partecipa. No, attendo il moderatore. A provare il ingresso del Ah, modello. perché forse secondo me c'è. Sì, perché c'era Elia che era online, adesso non è più. Utenti in attesa, permetti l'accesso a tutti gli ospiti. Riuscite a entrare adesso? Il codice moderatore, o c'è dentro te come moderatore. Io sono il tuo moderatore. Quindi non riesco a accedere Sì, possiamo essere più moderatori. io. No, non cambia niente. Ti ha fatto entrare? Ho accettato tutti.
senso di sviluppato. Sì, come se ne una decina. Cavolo. E tu cosa hai cliccato? Sul link che c'è nel corso? Quello lì, cliccandoci e mettendo quello numerico, dovresti entrare anche solo come... Allora, se tu rimani in attesa, io ti faccio entrare. Scusate, abbiamo qualche problema di servizio. Utenti in attesa. Accetto, se sei due volte in attesa. E ti fate entrare adesso? Ok. Benissimo. Torniamo a noi, benissimo. E vabbè, io qua ho messo degli esempi abbastanza banali, anche perché il corso già era abbastanza lungo, ho aggiunto delle cose in più e siamo già nella lezione dopo, questo doveva finire la lezione scorsa. Però se avete delle domande, ovviamente chiedetele, cioè, l'argomento lo introduco, quindi ve lo spiego se ci sono delle cose. Diciamo che mi sembrava carino metterlo perché è una novità dell'ultima versione, quindi... Questa è un'altra novità, che anche questa non la potete provare se avete una versione precedente, la 3.10, ma anche questo qua è una cosa molto facile, quindi non è che ci siano chissà quali cose. Questa qua viene chiamata l'assegnazione tricheco, che in inglese è wireless, e adesso capirete il perché. Perché in pratica è quella fatta con i due punti e l'uguale, che assomiglia a un tricheco con gli occhietti e i denti, no? Questa è la frase fantasia degli sviluppatori di Python. Qual è la novità di questa cosa qui? È che normalmente se voi mettete dentro un if una condizione, la condizione classicamente si fa col doppio uguale. Cioè verifica che questo sia uguale a quest'altro. Se voi fate con l'uguale singolo, il compilatore si arrabbia, dice no, cioè allora cosa vuoi fare, un'assegnazione o una verifica? Perché con l'uguale singolo si assegnano le variabili, no? Faccio una variabile nuova, Pippo uguale a 3, tutto un uguale solo. Se invece io faccio if Pippo uguale a 3, non me lo fa fare da errore all'eccezione. Se invece io voglio fare sia la verifica di un qualcosa, ma voglio anche metterci dentro un'assegnazione, allora uso i due punti uguali. In pratica lui che cosa fa? Lui qui mi controlla il valore che gli do, che in questo caso qua è 10, e assegna anche 10 alla variabile n. Quindi io faccio due operazioni in un colpo solo. Serviva? Non lo so, adesso io non l'ho ancora usato sinceramente. È una cosa che è abbastanza utilizzata se sei in C o C++. Perché in C o C++ tu puoi effettivamente metterci l'uguale singolo e delle volte ci sono errori bachi che tu trovi perché non è un errore di compilazione, tu puoi mettere l'uguale singolo e il doppio in C. Lui compila, però quando tu fai l'uguale, oltre a fare la verifica, assegna anche la variabile o il valore o la variabile, e quindi questo a volte ti crea dei bachi nascosti. Consci di questo, hanno detto no, l'uguale singolo ormai, mettiamo solo il doppio. Se vuoi fare quella cosa lì, l'abbiamo aggiunta nella 3.10, però ci metti due punti uguali, così è una cosa che tu la fai, non ti sbagli, la metti due punti uguali al posto dell'uguale, insomma, è una cosa particolare. Quindi nell'esempio lui fa vedere che scrive n, è una variabile che prima non esisteva, è stata creata facendogli l'assegnazione all'interno dell'if, e quindi sotto scrive valore di 10, che è il valore che ha già creato. Niente di straordinario. Okay? Fine degli esempi che non potete fare con le versioni precedenti da 3.10. Ok, adesso introduciamo l'altro argomento, le funzioni. Scusa. Sì. Come stavo provando a entrare, diciamo, nella stanza, mi dice di attendere il manuale, giusto? Sì, perché ci abbiamo, che diciamo, i miei colleghi mi hanno lasciato un po' da solo stasera, e allora accetto, dovresti riuscire a entrare adesso. Esatto. Ok. Le funzioni, qualcosina abbiamo già visto nel corso della lezione scorsa. Essere il papa che ok, è una lezione molto divertente quello di oggi, sono un sacco di imprevisti, così bello della diretta. E ok, adesso andiamo ad analizzare nel dettaglio come funzionano le funzioni. Scusate, gioco di parole. Allora, questa è una funzione di esempio. Come è fatta una funzione? Intanto si parte dalla parola chiave def.
Def serve per definire una funzione, ok? Non c'è define def, così corto. E poi ci metto il nome. Il nome della funzione segue tutte le variabili, quindi bisogna metterci lettere, numeri, underscore, cose di questo tipo. Non si possono usare punteggiature, spazi no. E non può cominciare con un numero, questa è una cosa che non ho detto l'altra volta. Può cominciare con un underscore e con una lettera. Maiuscole e minuscole come volete. Ci sono alcuni standard, N, nel senso che i grandi sviluppatori, magari gruppi come Google o altri, hanno battezzato degli standard per dire scrivete il codice in questa maniera che è più leggibile, e, insomma, però se uno può scrivere poi come vuole. No? E, ok, dopo il nome ci va nella definizione sempre aperta tonda. Voi potete avere o no dei parametri da passare alla funzione, potreste anche non averne. In questo caso la tonda l'aprite e poi la chiudete e poi ci mettete i due punti. I due punti indicano ora comincia il corpo della funzione. Quindi adesso ho definito la funzione e poi vado a metterci quello che deve essere fatto da questa funzione. L'inizio l'ha fatto lui in automatico dopo due punti. Le scritte sotto sì. Sì, perché qua in realtà ho fatto un piccolo errore. Adesso facciamo un piccolo passo indietro, così risolviamo questa cosa. Che ci sono un po' troppi, come si dice? All output clear. Così abbiamo risolto il problema. Perché per stampare il PDF con tutte gli output l'ho dovuto eseguire tutti. Adesso invece non ci saranno più. Li eseguo io a mano quando... Allora, dicevo, potete avere o non avere i parametri. Adesso qui vi faccio un esempio semplice di parametri. Dopo, in quella che è la lezione prossima, che però facciamo fra poco, ci sono delle cose particolari sui parametri che si possono fare. Però le spiego dopo che ho degli altri esempi. I parametri, come per la dichiarazione delle variabili, non hanno bisogno di niente. Il tipo, nulla. Ci mettete un nome, poi si presume che chi chiama la funzione sappia che cosa deve passarci. Nel senso che adesso qua noi facciamo una funzione che si chiama somma e si presume che sommi due numeri. Però se voi in uno dei due ci mettete un ciao mondo, lui lo prende. Poi ovviamente così nell'esecuzione della funzione si crea di sommare un numero a una scritta e avrà errore. Okay? Però in Python non c'è un controllo sui parametri in ingresso. Come non c'è un controllo da segnare le variabili. Cioè alla fine i parametri d'ingresso sono paro paro delle nuove variabili che vengono allocate al momento che viene chiamata la funzione. Possono essere infinite? Cioè possono essere... Sì, non ci sono limiti. Adesso io dopo la chiamata, la dichiarazione della prima riga, ho inserito una scritta, somma due numeri, tra doppio apice. Questa cosa qua, non mi ricordo se l'avevo accennato l'altra volta, comunque uno dei modi per scrivere i commenti in Python, se vuoi scrivere i commenti in multiriga, usi delle stringhe, con il triplo apice o triplo doppio apice, in modo che tu puoi fare una stringa in cui puoi andare a capo dentro. Adesso io qua non sono andato a capo, ma questo è trascurabile. Però c'è un'altra cosa importante. Se io metto una stringa così, come prima cosa, all'interno del corpo della funzione, questo non è solamente un commento, ma diventa la documentazione che Python assegna alla funzione. Questo cosa vuol dire? Che quando io vado a scrivere il codice dentro a un editor, un pelo più avanzato magari di Notepad o insomma, qualcosa che abbia l'evidenziazione di colori, che magari l'autocompletamento, lui ci fa vedere, magari quando noi scriviamo somma aperta tonda, di solito ci fa vedere sotto una piccola descrizione che è quello che noi abbiamo scritto lì. Questa è una cosa molto potente, cioè, mi ha detto tutti i commentini, lui li integra. Tra l'altro poi vedremo, è possibile anche leggerli da codice, che dopo vedremo delle cose sulle funzioni un po' particolari, ve le faccio vedere dopo. Comunque, allora, sicuramente è una buonissima prassi scrivere un commento dentro le funzioni che dice che cosa fa la funzione. E poi c'è una libreria che si chiama Sphinx, di cui forse vi ho parlato, e che con un certo tipo di sintassi ci crea anche una documentazione consistente con tutti i parametri, sono formattati in una certa maniera e quindi ci aiuta a documentare il nostro codice, che può essere fatto o perché noi vogliamo ricordarci l'anno prossimo che cosa abbiamo scritto adesso,
oppure perché noi scriviamo delle librerie che vogliamo distribuire o vogliamo far utilizzare a dei colleghi e vogliamo che ci sia la documentazione di come usare queste librerie. Okay? Cosa fa questa funzione qua? Adesso qua c'è un virgola B che secondo me deve essere un esito di qualche esempio fatto precedentemente, non c'entra. E return A più B. Return. Allora, return che cosa fa? Voi dentro questa funzione potete scrivere tutto il codice che volete, anche tutto quello che abbiamo visto fino adesso, gli if, while, codice. Semplicemente, come fate a dire che questo codice è dentro la funzione? State indentati. Vedete che tutto questo codice qua è scritto un pochino più in dentro. Cioè, come nell'if, la condizione è l'if, dopo quello che viene eseguito nel caso la condizione sia vera, è tutto quello che è un po' indentato. E poi a un certo punto voi potete o no fare un return, nel senso che le funzioni in Python possono restituire dei valori. In realtà se non lo fate voi, Python lo fa per voi. Però se voi non fate nessun return, quello che restituirà la funzione, ammesso che qualcuno vada a guardare il valore restituito dalla funzione, sarà none, cioè niente. E con il return voi potete restituire qualcosa, un valore, una tupla, una lista, un'altra classe, qualsiasi cosa. Adesso vedremo degli esempi anche un po' strani di quello che può restituire una funzione. In questo caso lui semplicemente restituisce la somma di A più B, che sono i due parametri che noi abbiamo dato in ingresso. Qui sotto faccio vedere due esempi, qui faccio print somma 1 e 2 e poi faccio print somma 7 e 33. Vi faccio vedere che semplicemente fa quello che dovrebbe fare, no? Virgola restituisce la somma, il risultato della somma più virgola 5. Virgola 5, scusami, l'ho cancellato. Era un refuso, un errore di battitura, un esempio avanzato lì, non so bene cosa ci facesse. Questo potete eseguirlo, sì. Le uniche cose che non potevate eseguire erano il trick echo e il match. Domande su queste cose qua? No? Adesso, le funzioni in Python sono molto toghe, cioè fanno veramente tantissime cose, si possono fare un sacco di giochetti, e che poi dopo li vedremo. Adesso vi sollevo con la curiosità, state un po' sugli spini. Ok. Adesso dico una frase che smentirò, sembra. Una cosa che magari ho il dubbio, sì. Riguardo al return. Sì. Se noi, al posto che return A più B, assegniamo questo esito, lo assegniamo alla variabile. E ritornate alla variabile dopo. Esatto, ma la variabile dopo è visibile al programma principale? No. Non è visibile? No. Cioè, diciamo che la variabile... Il risultato della funzione sarà variabile uguale funzione e return dà un valore. Però lui sta dicendo un'altra cosa. Lui sta facendo questa variabile dentro la funzione. Dentro la funzione. Non sta facendo, invece di fare il print, sì. Tipo somma uguale oppure il risultato uguale a somma di 1 più 2, no? No, questa è una cosa e tu dopo dentro la variabile ti trovi il valore della somma e tutto torna. Nel tuo caso invece no, perché io trascuro sempre di fare un po' questi discorsi di visibilità perché li vedremo poi nelle classi, ma concettualmente tutto quello che voi fate dentro la funzione rimane nella funzione, tutte le variabili che dichiarate, tutto quello che fate rimane lì. Adesso ci andiamo a guardare però con quegli esempi dopo, con il discorso dei parametri che vengono passati per riferimento, che lo spiego un po' meglio questa cosa. Dicevo, i parametri delle funzioni sono passati sempre per riferimento, che cosa vuol dire? Normalmente nei linguaggi di programmazione tu hai due possibilità, o passi una variabile per valore oppure per riferimento. Se fai sei in C o in C++ questa cosa qua la riesci a fare in maniera molto più esplicita perché ci sono i puntatori, tu vai proprio a puntare alle locazioni di memoria, ma comunque anche in altri linguaggi come Visual Basic eccetera si possono fare questi meccanismi. Passare per valore vuol dire che io creo una copia della mia variabile, ok? E questa copia io la passo come parametro alla funzione in questo caso. Questo significa che il valore originale non può essere toccato dalla funzione, ok? Perché io ne ho fatto una copia e alla funzione ho passato la copia. Se io passo il parametro per riferimento, io non creo una copia di questa variabile, ma io do un riferimento a questa variabile alla funzione.
Questo vuol dire però che la funzione al suo interno potrebbe modificare il mio valore. Okay. Questa cosa qua può essere anche abbastanza grave, cioè nel senso può essere interessante, può dare dei vantaggi, ma anche può dare dei grossi svantaggi. In realtà adesso vediamo un esempio che sembra che questa cosa non funzioni, quindi che mi stia smentendo, però vi spiegherò anche il perché, ci sono ovviamente tutti i motivi. Infatti, anche se non sembra. Anche se non sembra, perché nel 99% dei casi in cui fate questo passaggio, se voi fate la prova a cambiare il valore dentro, non funziona, se non cambia anche fuori. Perché? Adesso lo vediamo. Esempio 1. Allora, qua faccio quella bellissima cosa della segnazione multipla, quindi 1,2, e gli assegno i valori numerici. Li printo, quindi li do come output per far vedere cosa c'è dentro, no? Benissimo. Poi faccio una funzione che io chiamo cambia, a cui chiamo passo primo e secondo, che sono due parametri. Questa funzione dovrebbe far scambiare due valori. Quindi metti il valore che c'è dentro secondo dentro primo e il valore che c'è dentro primo lo metti dentro secondo. Benissimo. Lo fa in una maniera che solo Python può fare, cioè primo virgola secondo uguale secondo virgola primo. Questo giusto come per sottolineare la bellezza di Python. In C sei obbligato a fare questo meccanismo utilizzando una terza variabile per appoggiare il valore, non riesci a scambiarli in questa maniera, no? Invece in Python si può fare. Poi dai come output, fai il print di primo e di secondo e andiamo a vedere che i valori sono stati effettivamente scambiati. Siamo però ancora dentro la funzione. Io adesso però non l'ho eseguita la funzione, l'ho solo dichiarata. Questa cosa qua è importante. Cioè io questa funzione la dichiaro, gli do un nome, dico quali sono i parametri e scrivo qual è il codice che viene eseguito se tu la chiami, la funzione. Poi io dopo la posso chiamare tante volte, in tanti posti. Però io dichiarandola non viene eseguita. Questo è chiaro, cioè la differenza tra la funzione e scrivere del codice direttamente nella gerarchia principale del programma è questa, che la funzione è come raccogliere un pezzo di codice che a noi serve poterlo riutilizzare più volte. A volte non devo usarla più volte, ma vogliamo suddividerlo. Comunque il principio è quello. Quindi cosa faccio? Dopo averla dichiarata, la chiamo. Quindi chiamo la funzione cambia e gli passo 1 e 2, che sono le due variabili che all'inizio gli avevo assegnato i due valori, 1 e 2. Ora io, passando 1 e 2 a primo e secondo, lei me li scambia. Io, quando faccio il print di 1 e 2, dovrei vedere che i due valori sono scambiati. Che ve l'ho detto, ho fatto un piccolo, come si dice, spoiler. Allora, vediamo che cosa abbiamo scritto qua. Il primo print sono i due valori 1 e 2 che abbiamo assegnato all'inizio. Questi, no? Benissimo. E fin qua noi ci aspettavamo che ci fosse 1 e 2. Poi siamo andati dentro la funzione, l'abbiamo chiamata. L'abbiamo chiamata a questo livello, no? Entra... Non c'è bisogno di scrivere print, non c'è bisogno di scrivere print per stamparlo. Sì, nel codice sì. Se lo fate da shell, no. Aspetta, però la tua domanda poteva essere, forse l'ho fraintesa. Il print che c'è dentro viene eseguito lo stesso. Ah, ok. E questo non scrive niente. Quello lì non scrive niente. No. Okay. Però questo la chiama, quindi entriamo nell'esecuzione. Quindi la seconda riga è questo print qua, questa, dove vediamo che i valori sono scambiati dentro la funzione. Okay. Perché io ho scritto prima, primo e secondo e ci sono 2 e 1. Ora torno, esco dalla chiamata della funzione e continuo con l'esecuzione del codice, arrivo qua e riscrivo 1 e 2 e sono tornati a essere dritti. Chi mi sa dire perché? No, perché io ho chiamato i parametri, cioè ho passato per riferimento delle variabili dentro alla funzione, quindi mi aspetterei che quando dentro la funzione io cambio il loro valore, essendo passato per riferimento, questa cosa mi risulti visibile anche da fuori. No, non ci sono errori, eh? Cioè, non lo fa per un motivo.
Allora, quello di dichiarare globale è un'altra tecnica, ma è un altro discorso, perché io non sto passando parametri per riferimento, perché in quel caso dichiarerei delle variabili che sarebbero visibili anche dentro la funzione. È un'altra cosa che io non la spiego neanche, perché io, per me è una cosa che non si fa. Ok, va bene. Però si possono anche fare delle variabili globali. Allora, il motivo è un po' strano, però tutte le volte che voi in Python fate l'assegnazione di un valore a un'etichetta, in realtà non create una variabile, ma date un'etichetta a questo valore. Se voi alla stessa etichetta assegnate un altro valore, lui in realtà non cambia il valore della variabile di prima, ma crea una nuova etichetta. Praticamente sì. Cioè, le variabili non possono cambiare di valore, sono delle cose un po' particolari, perché io in realtà gli ho assegnato una costante, un numero, che è 3. Quindi lui non mi ha fatto una variabile che vale 3, mi ha dato un'etichetta alla costante 3. È una cosa, io ci ho messo un po' a capirla, nel senso che in Python questa cosa è un po' strana e fumosa. Dopo non mi ricordo se l'ho fatto prima, vi faccio vedere un esempio di come si capisce meglio questa cosa qua. Però qui diciamo che la cosa sembra non funzionare, perché in realtà io sto facendo una cosa che non usa la variabile passata per riferimento, ma crea una nuova etichetta con un nuovo valore. Ok? Sì, esatto. Adesso andiamo a vedere l'esempio 2. Nell'esempio 2 faccio una cosa un pochino diversa. 1 e 2 io gli assegno due liste, perché con le parentesi quadre, se ricordate la volta scorsa, si creano le liste. Sono liste che contengono un solo elemento, però è sempre una lista. Scrivo come do l'output di cosa ho creato come variabili, quindi cosa c'è lì dentro, e poi chiamo sempre la mia bellissima funzione, che è primo, che cambia, e gli passo primo e secondo. Però dentro la funzione si comporta in maniera un pochino diversa, perché questa scambia i valori dentro le liste. Quindi non cambia i valori dei numeri, ma cambia i valori che sono contenuti dentro le liste. Infatti cosa fa? Primo di 0, che vuol dire il primo elemento, che poi è l'unico contenuto nella lista che io ho passato al parametro primo, virgola secondo di 0, è uguale a secondo di 0, virgola primo di 0. Quindi praticamente cosa sto facendo? Sto leggendo i valori all'indice 0 di queste liste e li sto riassegnando alle liste opposte. Però non sto riallocando tutte le liste, sto solo cambiando i valori dentro le liste. Ok? Dopodiché chiamo la funzione come nell'altro caso, gli passo 1 e 2 e poi printo l'output. Vediamo che cosa succede. Succede che funziona. Okay. Perché in questo caso funziona? Perché io ho passato delle liste per riferimento. Quindi le liste che io ho dentro la mia funzione sono esattamente le liste che io ho fuori. Io però, quando per cambiarle, non ho riassegnato l'intera lista all'altra variabile, che sarei caduto nello stesso errore di prima, o comunque, diciamo, sarei passato per lo stesso meccanismo di prima, dove lui mi creava delle nuove etichette, quindi non avrei visto niente. Io ho scambiato i valori che sono contenuti nelle liste. Siccome le liste le ho passate per riferimento, io ho cambiato i valori anche, cioè proprio solo nelle liste originarie. E quindi, come output, vedo effettivamente il cambiamento. Quindi è vero che i parametri sono passati sempre per riferimento, però bisogna stare attenti ai tranelli, tra virgolette. Insomma. Può succedere. Infatti, sei sicuro che le liste vengono passate per riferimento. Ma in realtà, diciamo che la vera differenza che sta nel passare le cose per riferimento e per valore è la riallocazione della memoria. Il fatto di cambiare delle cose da dentro le liste, dentro una funzione, è più che altro un effetto collaterale di cui è meglio non approfittare. Nel senso che toglie molta visibilità a quello che succede, puoi cadere un po' in tranelli o cose strane. Non è che non si può fare, perché magari ci sono gli esempi in cui viene fatto, e anche librerie che fanno cose simili. Però non userei proprio come regola. Però cosa succede? Che se io qua ho una lista
con 10.000 valori, double, eccetera, quindi con una locazione di memoria di un certo tipo, e io questa lista devo farci tante operazioni sopra, passarla a tante funzioni per macinarla tutte le volte ne farei delle copie, quindi la RAM scoppierebbe. Invece passando tutto per riferimento, questo problema non c'è. Esatto, e quindi, esattamente, questo è il vantaggio ed è il motivo per cui comunque è stato fatto così. Altre domande? Sono ancora, quindi praticamente Python passa sempre i valori per riferimento alle funzioni. Sì, esatto. Oh, adesso entriamo nel clou, le cose più divertenti. Che abbiamo accennato la lezione scorsa, qualcuno aveva chiesto così era gli oggetti, mi sembra tu Stefano, no? Facciamo degli esempi facili qua di classi, perché comunque diciamo, le classi sarebbero... Però poi nella prossima lezione approfondiamo un po'. Allora, intanto vi ricordate cosa sono le classi più o meno? Benissimo. Allora, la classe, un pochino come la dichiarazione della funzione, è la dichiarazione di un certo tipo di struttura. Ok, per fare un esempio, magari, perché adesso l'altra volta ho fatto una spiegazione un pochino astratta, vi faccio l'esempio di come erano, non so se dirò delle imprecisioni, ma comunque mi perdoneranno i programmatori di JavaScript, le classi in JavaScript sono state introdotte molto tardi, cioè le prime versioni di JavaScript non avevano le classi, però avevano delle cose che ci assomigliavano, che dal punto di vista della sintassi uno poteva anche confonderle, perché in pratica c'è una cosa che in realtà è presente anche in C++, in molti linguaggi, cioè il fatto di poter fare come come posso dire, delle strutture. Cioè, io posso avere dei dati flat, variabili, con dentro numeri, stringhe e quant'altro, posso avere degli array, ma posso avere anche magari qualcosa dove io ho creato una piccola struttura eterogenea, perché io magari ho bisogno di una certa cosa, di memorizzare dati che sono diversi. Facciamo un esempio stupido, io devo catalogare dei monitor. Questi monitor avranno delle risoluzioni, che sono numeriche. Avranno un peso che magari è numerico, però avranno un colore che magari ha un nome, hanno una marca che è un nome. Quindi ho bisogno di avere delle caratteristiche che non sono tutte uguali, cioè non posso fare un array di caratteristiche del monitor perché sono fatte diverse, no? Devo stare che in Python lo potrei fare lo stesso, ma siamo nel mondo normale, diciamo. E per fare questo di solito si usa qualcosa che assomiglia alla struct del C++, per capirci. O qualcosa che assomiglia al dizionario, che è una cosa che c'è sia in Python, che c'è anche in JavaScript, eccetera. E in JavaScript che cosa succedeva? Che tu potevi avere dei valori, che tu andavi a memorizzare dentro questa struttura. Come vedremo, che è una cosa che si può fare anche in Python, alcuni di questi valori in realtà erano delle funzioni. Quindi tu potevi avere una struttura che memorizzava dei dati dentro dei campi, e in più ci aveva all'interno delle funzioni. Che nel caso del monitor, sempre del mio catalogare, ad esempio, non so, acquista, riordina monitor, verifica, come si dice, giacenze, non so, funzioncine che io andavo ad attaccarci dentro, e lui poi sotto, non so, faceva accesso al database o a file o CSV, non so cosa potrebbe essere. Questo per spiegare un pochino che cosa è più o meno una classe, perché questo ci assomigliava tanto, poi dopo hanno introdotto proprio le classi, perché hanno tutti gli altri meccanismi in più, cioè, questa è il racconto di che cos'è la classe proprio più povera, cioè la raccolta di informazioni eterogenee messe tutte insieme in un contenitore che noi ci possiamo portare in giro. In più, al suo interno ci metto anche delle funzioni che possono effettuare di solito delle operazioni sui dati contenuti dentro questo mio contenitore. In realtà le funzioni poi possono interagire anche con sono funzioni più o meno normali, però di solito le si fa collegate alla classe perché ci servono per lavorare sui dati della classe. E questo perché si fa? Si fa per due motivi principali. Il primo motivo è perché io ho bisogno di avere una specie di contenitore che mi consente di portarmi in giro alcune informazioni che stanno insieme. E le voglio portare in giro mantenendoli insieme, potendoci accedere riferiti a quell'oggetto. Poi io avrò tanti oggetti fatti con questa struttura, ognuno al suo interno avrà i suoi valori,
e io, avendo questi piccoli contenitori di software, diciamo, posso accedere a ogni volta, prendendone uno, guardarci dentro, sapere qual è la risoluzione di quel monitor, sapere la marca e tutto. Ok? Come se io avessi fatto un piccolo cataloghino dentro queste classi. Questo è uno dei motivi, quindi diciamo aggregare delle informazioni. Un po' come faccio con le liste e gli array, io ho bisogno di avere tanti valori messi tutti in fila. Poi io lì ci voglio accedere con l'indice, ci sono una serie di altri meccanismi che mi aiutano, per cui io lo faccio all'interno di un array, di una lista. Questo diciamo che di solito il motivo è mantenerli insieme, perché sono riferiti alla stessa cosa. L'altro motivo molto importante, che forse è anche predominante delle classi, è mettere insieme delle funzioni, quindi delle porzioni di codice, che io voglio mantenere insieme perché sono logicamente collegate, perché magari si applicano al dato che io ho messo dentro il mio contenitore classe. Okay, quindi io, se voglio dire che ho il monitor, ho fatto una ricerca della classe che è il monitor ANSG e voglio ordinare l'ANSG piuttosto che Philips, io avrò trovato il monitor di quella marca lì e faccio acquista su quella marca lì e lui, il metodo, lavorerà su quella marca lì. Okay? Non lavorerà sull'altro oggetto classe che è di un'altra marca o che è un altro monitor. Okay? Quindi io raccolgo delle informazioni insieme e faccio delle porzioni di codice che possono lavorare su questo. Queste sono le motivazioni principali. Poi cioè, la programmazione di oggetti è vastissima, si possono fare un sacco di cose, ci sono regole, eccezioni, ce n'è di ogni. Però concettualmente i principi per cui si fa è questo. Quindi, raggruppare informazioni e raccogliere codice che diciamo logicamente è connesso. Questo un pochino per come si fa con le funzioni ci permette di riutilizzare questo codice tante volte. Cioè io tutte le volte che ho bisogno di parlare di un monitor, io richiamo il mio oggetto di tipo monitor e ho già strutturato il mio contenitore con le informazioni che posso metterci dentro e ho già tutti i miei metodi, perché di solito le funzioni applicate alle classi si chiamano metodi, che possono operare all'interno del mio monitor. Però c'è di più. Questa è una cosa che vedremo poi nella prossima lezione. Uno dei concetti più forti delle classi è la ereditarietà. Okay? Cioè voi quando parlate di classi è la caratteristica più potente. Cioè se non avete l'ereditarietà le classi non servono quasi. Cioè potreste fare tutto senza usarle. L'ereditarietà che cos'è? È il fatto che io posso creare quella che viene chiamata di solito una classe figlia che eredita tutte le caratteristiche del padre. Eredita. Okay. Cosa vuol dire eredita? Vuol dire che io, senza scrivere una riga di codice, posso avere tutte le informazioni che c'erano, che io ho definito per la classe monitor e tutti i metodi già pronti, non devo fare niente, semplicemente perché ho detto eredito quello lì. Però l'utilità non è fare una cosa uguale, perché sennò basterebbe che dichiarassi un oggetto di quel tipo. Io lo posso arricchire, gli posso aggiungere delle funzioni, però partendo da quello che già c'era. Questo però, attenzione, è molto diverso da fare un copia e incolla. Perché è diverso? Perché se io eredito la classe monitor per fare una classe televisore, perché ho un altro negozio che ha dei televisori, molte cose sono uguali, però nel televisore, che ne so, ho degli attacchi audio, ho delle altre robe, adesso non ho presente, e quindi lo arricchisco di altre caratteristiche, di altri metodi. E quindi io l'ho fatto in un certo momento, in cui la classe monitor era fatta in una certa maniera e ho fatto la mia classe televisore che ha altre caratteristiche che ho aggiunto io. Ma che cosa succede se io vado a modificare la classe monitor e aggiungo una funzionalità nuova? Allora, se avessi fatto copia e incolla, cosa succedeva? Che ho fatto una nuova classe monitor, la mia classe televisore rimaneva come prima, non godeva delle nuove funzioni. Perché io l'ho copiata, ne ho fatto una copia, un po' come il discorso di passare per riferimento o per copia, no? Invece se io la sto ereditando, nel momento che io modifico la classe padre, tutte quelle caratteristiche nuove che ho aggiunto le eredita automaticamente anche la figlia. Questo sistema qua è praticamente il sistema di programmazione moderno, cioè tutto viene fatto con questo sistema, con i pregi e i difetti della cosa. Pregi, questa cosa che vi ho detto. Questo mi permette di avere architetture anche molto complesse in cui io posso correggere bug
e questa correzione di bachi la propago, posso aggiungere nuove funzionalità e questa nuova funzionalità le propago. Alla stessa maniera però posso inserire bachi che propago, posso sbagliarmi e eliminare funzioni che magari alcune classi figli usavano e quindi rompere il codice. Ovviamente il legame può essere bello o brutto, insomma, no? E un'altra cosa negativa delle classi in generale, questa è una cosa che vi posso assicurare, in alcuni linguaggi è molto grande, in altri linguaggi molto piccolo, peggiora le prestazioni, perché i meccanismi per gestire la classe non sono semplici come i meccanismi di avere il codice scritto in dritto, non raggruppato, non, insomma, i meccanismi che ci aiutano a fare tutti questi giochini hanno un prezzo da pagare, nella maggior parte dei casi un prezzo onesto, cioè ci fanno un buon prezzo. Io ho lavorato con alcuni linguaggi dove il prezzo è carissimo, soprattutto se metti la redditività, cioè le prestazioni precipitano, per cui bisogna fare delle valutazioni. Labvio, un linguaggio che uso io tutti i giorni, il linguaggio grafico, non ho inserito le classi, ma l'hanno fatto in una maniera dove i meccanismi di redditività e le chiamate delle funzioni aumentano così tanto il delay, diciamo, prestazionale, che secondo me non vale la pena. Però se non hai le classi non sei un linguaggio moderno, però dovresti farle forse fatte bene. L'ereditarietà? Sì, assolutamente. Non possiamo fare in modo che i figli le proprie caratteristiche le riportino sui padri, solo dai padri ai figli, insomma. E così l'ereditarietà funziona solo in un senso. Chi si vuole collegare? Sì, deve andare sul link che c'è sul sito. Eh? Cioè lui è dentro? Sta aspettando di entrare? No, non è, non ha il link, deve essere registrato prima. E adesso la registrazione, cioè noi siamo qua, quindi non lo stiamo guardando. Però se lui va sul link, gli manca forse il codice. E riesci tu a guardare sul sito se sei registrato, chi è, e mandargli il codice? Sul nostro portale. Sì, esatto. Ok, questo per fare una pallone. Però sei registrato sul sito? Cioè sei iscritto al corso? Cosa hai fatto? Io credo che dovrà mandare solo il link se vuole. Eh sì, si deve registrare, così dopo nel dare mail gli mandiamo il link e lui riesce a entrare. Ma per avere registrato qua. Eh sì. Adesso vediamo un esempio di come si dichiarano le classi in Python. Qui vediamo degli esempi molto semplici, la prossima lezione vedremo delle cose un po' più articolate. Adesso però bisogna che accelero perché devo ancora finire la lezione della volta scorsa e devo cominciare quella nuova, quindi potrebbe anche essere. Allora, in questo caso ho cambiato argomento, ho fatto la classe automobile. Rappresenta il concetto di auto, ok? Come avevo accennato la volta scorsa, da un certo punto di vista più, diciamo, teorico, le classi sono delle rappresentazioni astratte di cose che noi vogliamo affrontare, o informatiche o della realtà, eccetera. Abbiamo assegnato a questa classe delle caratteristiche che sono il colore rosso e l'alimentazione benzina, in questo caso. E poi abbiamo fatto due metodi. E alla fine abbiamo detto che i metodi sono delle funzioni che io definisco nel caso della classe, che però possono agire sul contenuto della classe stessa. Okay? Adesso un meccanismo che affronteremo un po' meglio, adesso lo spieghiamo meglio. E, i metodi come funzionano? Cioè, le cose che voglio dichiarare dentro la classe, come avete visto, basta che io dichiari le classiche variabili e semplicemente le lascio indentate, come se fosse in un if, in una funzione o qualsiasi altra cosa. Queste cose che sto dichiarando vengono racchiuse dentro la classe, ok? Poi se devo dichiarare delle funzioni, dei metodi, faccio una dichiarazione di funzione normalissima, però la indento. Quindi non sarà una funzione, ma sarà una funzione di questa classe, ok? Allora, per quanto riguarda le funzioni della classe, c'è una regola
che cioè praticamente si fa così nel senso che il primo parametro che io devo definire nella mia funzione, se non ho neanche uno, comunque questo parametro ce lo devo mettere, deve essere self. In realtà lo potesse chiamare anche Pippo, Pluto e Paperino, però lo standard è che si chiami self, perché così tutti capiscono il vostro caso. Esatto. Sì, esattamente quello. Solo che per esempio in JavaScript poi io sono costretto a fare il bind, fare tutti quei giochini là, perché altrimenti potrei non riferirmi all'istanza giusta. Su questo concetto qua lo approfondisco un pochino. In Python questa cosa qua è esplicita, cioè il compilatore quando chiamerà questa funzione al parametro self passerà l'istanza a cui state, di cui vi state riferendo in quel momento lì. Lo fa lui in automatico, però deve essere dichiarato in maniera esplicita il parametro in cui questa cosa vi viene passata. Poi io dentro alla mia funzione, come vedete, faccio riferimento a questo self. Allora, è una cosa che abbiamo visto anche all'inizio, quando vi ho parlato di questo concetto mitologico che in Python tutto è un oggetto, tutto è una classe, vi avevo fatto vedere ad esempio anche la stringa, appunto, come chiamavo i suoi metodi, ok? Si fa uguale appunto nelle classi, perché noi la stiamo dichiarando una classe come quello che abbiamo fatto con le stringhe. Quindi io faccio self punto. Facendo punto io posso accedere a quello che sono le proprietà della classe, oppure posso eventualmente chiamare dei metodi della classe, che come avevo detto sono le funzioni riferite alla classe stessa. Concetto che spiegavo prima del bind, del self, eccetera. Cosa succede? Io qui sto facendo... Non sto dichiarando un oggetto, ma sto dichiarando una classe. La classe è il progetto che io scrivo di come voglio che questo oggetto venga realizzato. Poi a un certo punto ci sarà una fabbrica che costruirà l'oggetto vero, che sarà basato sul progetto che gli ho dato. Quindi io qui ho fatto la classe automobile e poi adesso posso allocare tanti oggetti, adesso vedremo come si fa ad allocarli, di tipo automobile. Questi oggetti, quando io li dichiaro, li alloco, avranno queste le caratteristiche di default che ho inserito in questo oggetto qui e avranno già i metodi accendi e spegni che io ho dichiarato qua. Però cosa succede? Che ovviamente questi oggetti che io sono andato a creare sono fatti tutti sullo stesso progetto, però come io vado in un negozio e posso comprare un cellulare, un televisore, un qualcosa, che sono fatti tutti sullo stesso progetto, ma però sono oggetti diversi. Io compro un cellulare, non è che quando lo accendo si accendono tutti i cellulari uguali. Questo si fa in altri ambiti, diciamo. In questo caso, no, io accendo solo il mio, perché il pulsante è attaccato al mio cellulare. Benissimo. Questo è il concetto di istanza. Se io sto ragionando su quel particolare oggetto, ce ne sono altri 1000 uguali, sì, ma io in mano ho quello, non ho gli altri 999. Questa cosa qua il compilatore ce la mette all'interno di self. Quindi io quando sono dentro self è come che io dicessi io sto schiacciando il pulsante power di questo telefono. Okay? Perché self in inglese vuol dire se stesso, no? Quindi io sono all'interno della classe e lavoro su me stesso che mi personifico la classe. Questo. Diciamo che rappresenta un oggetto che ancora non è definito. Qua sì, perché qua sto scrivendo il progetto, esatto. Però... questo self, a cui io faccio riferimento nel mio progetto, quando creerò l'oggetto vero, verrà valorizzato con il vero oggetto. Quindi tutte le funzioni che ho scritto, che fanno riferimento a quell'oggetto lì teorico, dopo diventano riferite a un oggetto reale. E quindi io posso andare a modificare gli attributi di quell'oggetto lì particolare. Poi ci sono dei meccanismi con cui posso avere attributi che sono di tutti. Quindi... potrei accenderne uno e farli accendere tutti insieme, no? Però sono altre cose che adesso guardiamo. E ecco, io qua sto facendo una cosa particolare, cioè io ho dichiarato che questa automobile ha due proprietà che sono colore e alimentazione. Non ho mai detto che aveva uno stato, una proprietà acceso. Quando io chiamo accendi, io faccio riferimento a qualcosa che non esiste, faccio punto accesa e ci metto, la faccio uguale a true e nello spegni faccio punto accesa uguale a false.
Allora, come nella dichiarazione delle variabili, anche le mie classi, i miei oggetti, in realtà io posso appiccicarci della roba al volo senza problemi. Cioè, se io ho un oggetto, ma di qualsiasi tipo, che sia una stringa, un numero, una mia classe, qualsiasi cosa, faccio punto pippo uguale a 3, neanche un problema. Da adesso questo oggetto ha anche una proprietà che si chiama pippo, che adesso vale 3. Questo anche se non è nel progetto. L'ho fatto io al volo, ma anche fuori dal codice. Adesso io lo sto facendo dentro la funzione che si trova dentro alla mia dichiarazione della classe. Posso presumere, ma non è affatto vero, di avere anche dei diritti in più, perché sono dentro la classe. Lo posso fare anche da fuori, senza problemi, ok? Questo a volte viene un pochino criticato, diciamo che sta un po' nella filosofia di Python, potresti fare degli errori, perché assegni roba che non esiste e poi non te la ritrovi, insomma, però... Domande intanto su questo qua che vi ho spiegato ora? C'è una differenza almeno riguardo a JavaScript o anche e ne vedo che gli attributi tipo colore rosso diciamo non di due altre cose e altre. Vabbè. Scusami, finisci la domanda. E agli attributi non viene un deposto rappresenta sempre, viene un deposto solo all'input e basta. Mentre in deposto solo, scusami? Cioè la proprietà set che magari JavaScript è this, sì. viene deposto solo al metodo, che sarebbe acceso oppure spegne. Sì. Però non agli attributi. Invece i cose in JavaScript viene deposto anche agli attributi. Cioè, sì. Che so, tipo self.colore uguale rosso, oppure self.alimentazione uguale benzina. Qui invece vedo la cosa. No, non c'è. Perché? Sono due cose leggermente diverse. Perché in realtà questi colori alimentazione li ho dichiarati in una maniera che, andandoci a guardare dentro, sono statici. Quindi sono presenti in tutte le istanze del mio oggetto. Poi in realtà ci sono una serie di meccanismi un po' particolari in Python che possono creare anche un po' di spaesamento. Comunque adesso io qua ho messo un esempio molto sintetico e leggero. Alcuni concetti li approfondiremo adesso, altri fra la lezione prossima. Allora, adesso io che ho dichiarato la mia classe, tipo automobile, ho anche creato un oggetto macchina di tipo automobile. Come si fa a dichiarare un oggetto di tipo automobile? Con l'aperta e chiusa tonda. Ok? L'abbiamo visto anche per l'int, per l'intero, per altre cose. Se io ho una classe e voglio dichiarare un oggetto di quel tipo lì, il nome della classe è aperta e chiusa tonda. In alcuni casi, come avevamo visto nel caso dell'int, in cui passavamo il valore 10 come stringa, posso avere dei parametri da passare all'inizializzazione della classe. Ma questo adesso lo vedremo. Quello che faccio qui, che cos'è? Print macchina.colore, quindi vado a leggere la proprietà del colore di questa macchina, l'alimentazione e poi vado a leggere la proprietà di accesa. Vediamo che cosa ci fa vedere. Aia, c'è un errore. Non l'ho fatto per sbaglio, è intenzionale. Che cosa è successo? È successo che lui mi dice... Nome automobile is not defined. Ah, scusate, questo è un altro errore, non è quello che dovevo far vedere. Prima, perché devo eseguirlo il codice, quindi se non lo eseguo lui non mi dichiara la classe. Riproviamo. Ok, adesso c'è venuto fuori l'errore che mi aspettavo. Lui cosa dice? Vabbè, io lo eseguo e vengono fuori in automatico gli errori. Giusto. Adesso andiamo a vedere perché ha dato l'errore e ve lo spiego. Lui dice automobile object has no attribute accesa. Ma come? Ce l'ha o non ce l'ha? Io l'ho messa nella funzione. Allora, come vi ho spiegato, voi potete in qualsiasi oggetto fare punto pippo e metterci 3. Però se voi non fate punto pippo e ci mettete 3, pippo non esiste. Io ho messo il progetto, ma se io dentro il progetto ho scritto che quando chiamo la funzione accendi, lui mi attribuisce true,
alla proprietà acceso, ma finché io non chiamo accendi, la proprietà acceso non esiste. E quindi è come se io non avessi dichiarato una variabile uguale a qualcosa e poi ci provassi ad accedere. Lì hai usato colore alimentazione. Che funzionano, invece acceso no. Quindi questo vi ho fatto vedere un cattivo esempio di codice. Non fate mai così, perché se vi dimenticate di chiamare accendi o spegni non funziona, no? Adesso poi mi sembra di aver messo degli esempi anche di come meglio fa. Membri statici. Allora, i membri statici sono dei membri che, come li ho dichiarati io, sono comuni a tutti gli oggetti di quel tipo. Quindi quelle che ho dichiarato lì in realtà non sono delle proprietà di quello specifico oggetto, ma sono proprietà che sono in comune a tutti, ma proprio il valore che contengono, non solo il fatto che esiste quella proprietà. Adesso vediamo che cosa ho combinato in questo esempio. Allora, io ho fatto due oggetti, A e B, di tipo automobile. Quindi ho fatto A uguale automobile, aperto e chiuso tonda, e B è uguale. Dopodiché ho scritto i due colori, che sono rosso e rosso. Dopodiché ho fatto automobile.colore uguale a bianco. Dopo ho scritto il colore di, però l'ho fatto sulla classe, non sull'oggetto. Dopodiché sono andato a leggere il colore di A e di B ed entrambi sono diventati bianchi. Okay. Poi però ho fatto un'altra cosa strana. Ho cambiato il colore di A e in questo caso è cambiato solo quello di A. Questo qua è il classico tranello che è uguale al giochino che abbiamo fatto del parametro passato per riferimento. Perché cosa succede? Che io, anche in questo caso, non sto cambiando il valore a una variabile, ma sto creando una nuova etichetta che punta a una nuova costante. Quindi, nel caso di automobile, quando io vado a cambiarlo su automobile, io questa modifica che sto facendo la propago a tutti gli oggetti. Quindi questo danno, o comunque magari quello che volevo fare, io lo faccio a tutti. Però questo colore che ho non è più il colore di prima, è un nuovo colore a cui ho dato una nuova, ho ricreato una nuova etichetta che si chiama uguale con un nuovo valore, che in questo caso è diventato bianco, mentre prima era rosso. Ovviamente cosa succede? Che se io lo faccio su un oggetto, io questa cosa qua non la sto propagando a tutti gli altri, perché la sto facendo solo su quello lì. Quindi io gli sto dicendo, ok, adesso la tua proprietà statica che c'avevi prima la butti via, adesso butti una nuova proprietà che ti do io, che si chiama uguale, ma fa lo stesso, e gli dai una nuova costante. Anche questo è una cosa, bello o brutta, dipende da come la affronti, però potrebbe essere causa di problemi. Di sicuro quando lo vedi fare, o magari lo provi a fare perché tu pensi che sia una cosa statica di poterla cambiare, che abbia certi atteggiamenti, devi stare attento perché i meccanismi di allocazione delle variabili di Python a volte hanno dei tranelli un po' strani, ok? Dunque, automobile sarebbe il costruttore. La chiamata che facciamo con le tonde, sì. Quindi sì, se si agisce sul costruttore, si agisce su tutti gli oggetti. Infatti, la perdita è... No, attenzione. Quando faccio automobile.colore non è il costruttore, ma è la classe stessa. Esatto. È proprio la dichiarazione della classe. Sì, perché ho visto che A uguale automobile, quello praticamente sarebbe il costruttore. Sostanza. Cioè, esatto, oggetto, con le tonde. Con la classe automobile. Esatto. Quindi se si usa praticamente riferimento automobile si modificano tutti gli oggetti che si creano con questo costruttore. Allora, in questo caso particolare sì, perché io sto andando a modificare una proprietà statica presente in tutti gli oggetti. Quindi se io aggiungo qualcosa di statico, e che in questo caso è visibile a tutti gli oggetti perché tutti possono farci accesso, facendolo sulla classe tutti gli oggetti ce l'hanno. Dice sempre su un singolo oggetto, ovviamente si modifica il singolo oggetto. Esatto. Che sarebbe A o B, secondo esatto. Sì. Però questa cosa, cioè se avessi fatto lo stesso giochino facendo le liste, non era vero. Cioè avrei cambiato quella di A e sarebbe cambiata anche quella di B. Perché non ricreo l'etichetta, ma in quel caso
vado a segnare. Esatto. Però diciamo che l'ho messo come esempio perché è un tranello molto facile. Facciamo una classe migliore, ok? Dopo aver fatto dei brutti esempi, facciamo anche dei belli esempi, così mi insegno qualcosa. Oltre che a cadere, mi insegno anche a camminare, diciamo, no? Positivo. Esatto. Ok, allora intanto la prima cosa è che come per le funzioni, nelle classi ci mettete un bel commento che descrive che cosa fa questa classe. Se lo fate, vi ringrazierete da soli, ok? Dopo quando ritornerete sul vostro codice. Poi facciamo una funzione un po' strana. Funzione dunder init. Dunder non mi ricordo se l'ho detto l'altra volta, ma è un abbreviativo per dire underscore underscore init underscore underscore. In Python si dice dunder. E che cos'è questo init? Questo init è il costruttore vero e proprio. È la funzione che viene chiamata nel momento che io alloco un oggetto nuovo di questo tipo di classe. Io nel costruttore posso fare due tipi di cose, sono andare a inizializzare caratteristiche del mio oggetto mentre lo sto allocando e posso prendere dei parametri da fuori che mi servono per inizializzare il mio oggetto. Quindi un po' come nell'int della volta scorsa che io gli posso passare la stringa 10 e lui mi fa un intero, ma non che vale 0, che vale 10 già. Se facessi invece int aperto e chiuso tonda mi verrebbe un intero che vale 0. In questa maniera io adesso faccio un'automobile che prende in ingresso due valori, che sono il colore e l'alimentazione. Questi due valori quindi non vengono inizializzati un valore fisso, ma glielo passo io quando lo costruisco. Gli appiccico, scusate la cosa, al self e ci metto anche accesa. Uguale a false, la mia automobile la costruisco spenta, l'accendo poi dopo. Facendolo nel costruttore io ho la garanzia che queste proprietà esistono, perché se no non esisterebbe neanche l'oggetto. Quindi posso, come non cado nell'errore di prima, accedere allo stato di accesa anche senza avere chiamato accendi e spegni, perché l'ho fatto già nel costruttore, ok? Però accesa non ho inserito... Cioè, c'è self, colore, alimentazione. Acceso? Tutto. Cioè, si definisce lo stato iniziale. Sì, ok, però non l'ho chiamata in alto, dentro... Se def init, all'interno c'è self, colore, alimentazione. Ah, no, beh, semplicemente perché io ho deciso che la mia macchina parte è spenta, quando parte. Lo stato iniziale? Cioè, nel senso che non c'è un legame diretto. Io qui ho deciso... Però avrei potuto decidere che la mia automobile era bianca, poi se la volevo cambiare di colore facevo una proprietà da verniciarmi. No, ok, però non lo devo chiamare anche sopra. Quella... No, ma sopra non lo chiamo, sopra decido i parametri che io posso passare. Ok. Non è obbligatorio, ok? Inizio non ho capito. È una funzione che viene automaticamente chiamata dal compilatore. Quando io faccio automobile aperta tonda, mi metto i parametri chiusa tonda. Lui quando costruisce l'oggetto, mentre prima io non sono obbligato a metterlo, se io nell'init non ho niente da fare, io non ce lo metto, non c'è problema. Però se voglio fare delle operazioni di inizializzazione del mio oggetto, devo mettere init e metterci dentro quello che voglio fare. E sì, cioè quelli lì sono parametri che io gli metto. Li ho inseriti, li uso per inizializzarlo, non sono obbligato a metterci perché ci posso mettere delle costanti. Io potrei anche fare una classe che parte senza colore, quindi con stringa vuota e alimentazione stringa vuota, e poi prevedere dei metodi che successivamente decido la classe vernicia, gli passo il colore, e la classe motorizza, che gli decido qual è il tipo di alimentazione, per esempio. Io questa maniera è una mia scelta, diciamo, stilistica, perché probabilmente è un'informazione che mentre io sto definendo questa classe so già che avrò sempre quando costruisco il mio oggetto automobile. Se io mentre faccio il mio progetto della mia architettura di software, prevedo che in realtà è una cosa che io nei momenti in cui penso che andrò a dichiarare i miei oggetti non avrò queste informazioni, è inutile che le metto nel costruttore. Prevederò poi dei metodi per assegnare questi valori dopo, però li inizializzo già un valore di default per cui sono sicuro che se qualcuno li prova a leggere non va in errore.
Poi abbiamo accendi e spegni come prima, eccetera. Come vedete anche init come primo parametro ha sempre self, perché lui deve inizializzare quell'oggetto che state creando in quel momento lì, non tutti gli altri, e quindi si fa riferimento a self. Eseguiamo la dichiarazione, così dopo ce l'abbiamo. Benissimo, a questo punto io creo una nuova macchina con il mio nuovo progetto di automobile. Qui vedete, gli passo già il colore verde e dico che è una macchina GPL. E poi scrivo i valori che ho ottenuto. Ovviamente cosa succede? Leggo il colore, faccio il print di macchina.colore verde, il print di macchina.alimentazione GPL, guardo subito il valore di accesa, ed è false, poi chiamo il metodo accendi su questo oggetto che ho fatto, e infatti dopo il valore di accesa diventa true perché la macchina l'ha accesa attraverso il suo metodo. Come abbiamo visto prima, il metodo accendi non fa altro che cambiare la proprietà accesa da false a true, e quindi io dopo, se vado a rileggere la proprietà accesa, è true, che la macchina si è accesa. Facile? Tutto a posto fin qua? Insomma, vabbè. Qui c'è un'altra parte divertente, i metodi privati. Io fino adesso ho fatto tutte delle proprietà che sono visibili a tutti. Chiunque può cambiare colore alla macchina, ok? Può cambiare il motore, la macchina open source, diciamo, no? Però magari io ho bisogno per l'architettura, per proteggere il codice, per fare in modo che non possano essere fatti degli errori, di mettere delle cose che non possono essere modificate dall'esterno, ma posso soltanto modificarlo tramite o delle proprietà o dei metodi che mi permettono di cambiarli, perché voglio poter fare delle verifiche, posso farci dei calcoli sopra, non so, dipende dall'architettura che sto progettando, e non voglio però che siano invece chiunque possa cambiarmelo a mano senza aver fatto magari le verifiche del caso. Esempio di dichiarazione, eccoci qua. Allora, in questo caso io ho fatto sempre la mia automobile, in questo caso trascuriamo l'alimentazione e il colore perché non sono influenti per questo esempio, e faccio nel costruttore init una proprietà accesa, che però questa proprietà gli metto due underscore davanti al nome, mentre la dichiaro. Mettere due underscore davanti vuol dire che questo qua è una proprietà privata. Non c'è private, no, Python è sempre un po' così strano. E io all'interno della mia classe, quando faccio accendi o spegni, devo fare riferimento alla mia proprietà, self, punto, il mio dunder, quindi i miei due underscore, accesa come prima. E in più qua mi sono fatto una funzione che non me l'accende, non me la spegne, ma mi restituisce lo stato. Perché? Perché siccome questo stato di accesa è privato, io non potrei leggerlo da fuori. Quindi per poterlo leggere io sono costretto a creare un metodo per poterci accedere, per potermi estrarre il valore, ok? Quindi fare una funzione che mi fa questo lavoro. Perché faccio questa cosa? Perché magari io voglio fare che nell'accendi ci sia un secondo parametro che è password. Posso accendere la macchina solo se ho la password o la chiave per poterla accendere, se no non si accende. Allora io devo proteggere il mio stato di acceso o spento, perché altrimenti chiunque anche senza password potrebbe accenderla e spegnerla. Poi nella mia funzione accendi farò la verifica se la password va bene o no, in base al meccanismo che chissà qual è, e poi l'accendo. Se altrimenti non ho la chiave giusta, non accendo e quindi lo stato della proprietà rimane false. Okay? È un esempio così che mi sono appena inventato. Quindi. Diciamo che per definizione o per uso anche in Java gli attributi erano privati, i metodi erano pubblici. Di solito si fa così. Chiaro che questa qua è una regola quando si fanno le architetture di un certo tipo, delle volte fai delle classettine nel volo che insomma più. Però di solito quando si progettano le classi si fa tutto in privato e dopo si prevedono diciamo, gli accessi in ingresso e in uscita ai valori delle varie proprietà. Ok, qua c'è la domanda che vi ho fatto prima, accesa è raggiungibile da fuori?
No, la risposta è no, e invece sì. Allora, così non si può fare, non funziona, no? Adesso vi faccio vedere una cosa che forse vi farà girare le scatole, non so. Ovviamente se io faccio così, lui mi dà un errore, perché io da fuori non posso accedere alla proprietà under accesa. Fin qua ce l'aspettavamo. Però se mi dite si può accederci da fuori, io vi dico sì, si può fare. Si può fare in un metodo un po' particolare. Vabbè, qui vi faccio vedere come uso i metodi per poter accendere e spegnere l'automobile. Ma questo più o meno l'avevamo capito, giusto? Che dovevo sempre chiamarli, non posso accederci qui direttamente come prima, ma è questo abbiamo visto. Come vi dicevo, Python è ricco di convenzioni, ma ci sono poche restrizioni, cioè insomma in Python potete fare un po' quello che vi pare. Sta a voi autoproteggervi, scrivendo codice ordinato, scrivendolo dritto, seguendo le regole e tutto quanto. Però, se non siete dei bravi ragazzi, vi assumerete le vostre conseguenze, farete le cose che volete fare, poi speriamo che vada tutto bene. Come si fa ad accedere a una proprietà privata di una classe? Così. In pratica, Python cosa fa in realtà? Fa un barbatrucco. Lui dice, vabbè, allora, io, dato che Python, come potete farlo voi, lo può fare anche lui, si possono aggiungere e togliere pezzi alle cose al volo, ok? È uno dei motivi per cui a me piacque all'inizio, cioè potevo fare quello che mi pareva senza dover fare le restrizioni del compilatore. Lui cosa fa? Io dice, ok, tu vuoi una proprietà privata che si chiama dunder accesa, benissimo, allora io ti faccio che quella lì te la tiro via così nessuno ci può accedere, però ti aggiungo un'altra proprietà che si chiama underscore nome della classe, da andare accesa. Dai, non si sa mai che magari c'hai bisogno di entrarci lo stesso, non ti puoi sbagliare a accederci per sbaglio, però se proprio ti serve andarci ci puoi andare lo stesso. Ok? E infatti questa qua funziona, lui mi ci fa accedere. E dice che in questo caso è false perché la macchina qua non è accesa. Ok? Quindi diciamo che l'approccio di Python è dire, vabbè, allora io ti faccio un meccanismo per cui comunque, insomma, quella lì non ci accedi direttamente, però paracadute c'è sempre, ok? Credo che sia finita la prima lezione. Ok. Dubbi su questa cosa? Perplessità molte, si immagino. Questa avete capito che non era il linguaggio per voi, no? E va bene. Allora, se non avete più domande, facciamo così. Allora, la lezione 1. La lezione 1, vabbè, come slide non c'è praticamente niente. Vi faccio giusto vedere che cosa andiamo a fare e dopo ci sono una serie di esempi. Allora, nella seconda lezione si guardano i moduli e i pacchetti, visto che cosa sono, e le tecniche avanzate per i cicli for, quindi le cose un pochino più evolute rispetto a che abbiamo visto la volta scorsa, come si fa ad accedere ai file in maniera un po' semplice, la parola chiave web, come funziona, e poi nuove cosine su funzioni, i parametri, cose un po' strane che si possono fare con i parametri delle funzioni, con i decoratori e i fabbricatori di decoratori. Questa è proprio una cosa, secondo me, bellissima di Python, che adesso vi spiego un po' meglio. Allora, per vedere gli esempi, io interrompo il notebook che c'è qua. Allora, qua adesso io devo farvi leggere del codice, quindi cerco di ingrandire un po' qua per farlo leggibile così. Poi mi direte se lo riusciamo a leggere. Lezione 1. Ok, allora entriamo nella prima parte che sono, diciamo, gli import, per spiegarvi un po' il concetto di cosa sono i moduli
Sì, magari se scrivo giusto. Allora, la volta scorsa qualcuno mi aveva chiesto forse come si fa ad importare delle librerie esterne, cose di questo tipo qua, no? Con l'import. Però ci sono tanti modi per fare l'import, vi spiego un po' la differenza fra uno e l'altro. Adesso qua userò Vim, che comunque colora lo stesso tutte le cose, poi potete usare altri, l'editor che usavate prima, idle, quello che volete. Import standard. Allora, parola chiave import, spazio, nome della libreria che mi serve. Molto facile. Questa libreria è una delle librerie standard, bene. È una libreria di terze parti che avete installato, bene uguale. La metodologia è la stessa. Import, nome della libreria. Come la uso? Nome della libreria che ho appena importato, punto, il metodo, o la funzione, o la proprietà, o quello che mi serve. Ok? Niente di stravolgente. Adesso vediamo che cosa fa questo codice che ho scritto, molto, molto facile. Tanto è tutto chiaro, no? Questo. Allora, io qui cosa ho fatto? Ho fatto un file.py. Questa è una cosa che non ho discusso fino adesso, perché abbiamo sempre parlato di codice, ma non abbiamo mai detto dove lo mettiamo, sto codice. Si dà per scontato, ma non lo è così tanto. Il codice si mette dentro dei file con estensione .py. Non si può chiamare txt, pluto, .py. Perché questa è una regola, il compilatore se no non ce lo compila. Ok? Non è particolarmente violenta come regola, quindi insomma, si può fare. Per poter eseguire la riga di comando io devo chiamare l'interprete Python e gli passo come parametro il modulo, si chiama modulo, diciamo il file.py, che voglio eseguire. Okay? Quindi diciamo, in nomenclatura di Python, il modulo è un file.py che io voglio eseguire, o che contiene il codice Python. Facendo così, lui me lo esegue. Che cosa è successo? Mi ha sbrodolato della roba. Allora, Sys è una libreria standard abbastanza importante, basilare, contiene delle cose di sistema, ma non del sistema operativo, ma del sistema Python. Ok? In particolar modo, questo qua è una proprietà che io consiglio sempre di darci un'occhiatina, perché ci dà delle informazioni importanti sull'installazione, comunque sul compilatore Python che stiamo usando in questo momento. Che informazioni ci dà? Allora, un po' come in tutti i linguaggi dove è possibile avere delle librerie standard o delle librerie di terze parti, quando queste librerie devono essere in qualche maniera ricercate per compilare, per fare qualsiasi cosa, ci deve essere un meccanismo per dire al compilatore dove andarle a cercare. Sulle file system, presumibilmente, no? Magari ci sono altri linguaggi che li cercano in altri modi, ma comunque bene o male si va sul file system. Python che cos'ha? Questa variabile che si trova dentro il modulo sys che si chiama path, che ha un elenco di percorsi. Quindi quando voi fate un import di una libreria in Python, lui va a cercare questa libreria in questi percorsi che sono in questa proprietà e lo fa in ordine. Non è che viene fatto a caso, cioè l'ordine con cui questi elementi sono dentro questa variabile. Questa è una lista. Le liste sono mutabili. Questo vuol dire che voi questo elenco lo potete cambiare. Non vi piace dove lui va a cercare le librerie? Aggiungete una nuova cartella e ci potete mettere delle librerie e lui le troverà. Oppure potete anche togliere le cartelle dove ci sono le librerie sue standard e lui non le troverà più. Sempre il bello e il brutto. C'è sempre il rovescio della medaglia. Però, allora, di solito andare attorno a questa variabile si fa qualcosina di un pelino più avanzato. Qualcuno dice, ah, ma così le librerie te le puoi mettere nella home e non fai paciughi e poi modifichi al volo questo. Io, cioè, volete fare delle cose molto avanzate, fatelo. L'uso normale, questa variabile non si tocca. Si consulta, perché voi dite, ho installato la libreria, perché non me la vede? Andate a vedere nell'elenco, vedete che la libreria è in un percorso che non è nel suo elenco e cercate di capire perché. Magari c'è qualcosa nella vostra installazione che è andato storto, un
tutorial che avete seguito che vi ha detto di fare cose sbagliate, insomma, comunque non lo so, però è importante saperlo. Adesso noi abbiamo fatto solo un esempio di import, adesso vediamo però gli altri modi per fare l'import. Allora, in quello di prima abbiamo importato solo sys, adesso importiamo un sottoelemento di sys. Non consigliatissimo come stile, io vi dico sempre le cose come stanno e poi ovviamente io non giudico. E toglie un po' di visibilità sull'origine delle cose. Allora, è ovvio che adesso in questo piccolo esempio la visibilità è un concetto molto relativo, ci sono due righe di codice, se ci perdiamo qua. Però questa cosa qui, fatta su programmi di qualche migliaio di righe di codice, con qualche centinaio di librerie, magari nostre, magari fatte dal nostro team di sviluppo, magari scaricate da chissà chi, può creare un po' di confusione. Quindi se anche è un pochino più sprodoloso come codice, diciamo, ci procura più dover scrivere di più, viene consigliato da molti delle guide su come mantenere, diciamo, l'ordine del codice, di fare l'import della libreria secca e poi fare sempre il nome libreria punto e i suoi metodi, le sue funzioni, le sue cose. Però si può fare anche così. È ovvio che poi il vostro stile lo potete adeguare anche al momento, insomma, no? Ogni tanto uno, insomma, se andate a portare i pattume ci può andare anche ciabatte e braghette così. Se vai magari a una festa di compleanno, magari ti metti i vestiti non prendono più. Come si fa? Si fa from sys, quindi voi gli dite, ok, io da questa libreria importo quest'altra cosa. Vi avevo accennato all'inizio che Python è un po' come si mangia, cioè tu come lo pronunci lo scrivi di solito. Quindi da questa libreria, quindi da sys, importa pat. Molto facile. Facendo così voi potete accedere direttamente a pat senza sapere dov'è. Se è di sys, se è di un'altra cosa o meno. Beh, adesso andiamo ad eseguirlo, però diciamo che non ci aspettiamo grandi differenze. Fa sempre la stessa cosa, no? Adesso andiamo a guardare un altro esempio di import. Qui andiamo ad inserire un alias. Questa cosa qua è molto usata. È molto usata anche se con dei se e dei ma, nel senso che è una pratica che secondo me è molto comoda, però effettivamente può creare dei misunderstanding, cioè ci potrebbero essere dei problemi, perché tu stai rinominando una libreria e dopo il tuo codice fa riferimento a quella libreria con quell'altro nome. Però ci sono molti esempi, diciamo, di librerie famose, importanti, come Pandas, come altre cose, dove questa cosa qua viene fatta di default. E cioè tu guardi un codice Pandas, importi Pandas, aspidi, punto, si fa così. Quindi cioè, fare diversamente ha poco senso, ok? I casi diversi, io magari nel mio codice lo faccio. Magari ho delle gerarchie di librerie dove cerco di avere nomenclature più o meno con il mio standard, e anche nell'andare gli alias uso un pochino il mio standard, quindi dopo un po' che guardi il mio codice poi ci capisci. Questo ti aiuta a non fare, insomma, delle stupidate durante il codice. Per il resto, adesso S è esattamente come avere sys, e quindi invece di fare sys.pat faccio S.pat. Non vi faccio eseguire il codice perché potete immaginare che faccio la stessa cosa, no? Se però qualcuno non si fida, io lo faccio, eh? Siamo arrivati al 2, facciamo il 3. Ecco, questo non fatelo, però questo è brutto. No, vabbè, potete fare sempre quello che volete, però è possibile dire, da sì si importa tutto. Rusca su tutto quello che ti pare. Non sto qua, mi servono 200 funzioni, non me lo voglio fare tutti gli import. Ci vengono intestazioni di import lunghe così, faccio asterisco e importo tutto. È sconsigliato perché? Perché... può anche darsi che tu le stia usando tutte le funzioni di sys, tutte, non ne avanza neanche una, quindi non stai sprecando neanche un bit di memoria. Però nella maggior parte dei casi tu hai 100 funzioni, ne usi, se sei bravo, 50, le altre 50 le hai importate per niente. Lui alloca memoria e questo ti provoca un rallentamento. Adesso probabilmente nella maggior parte dei casi con i computer moderni questa cosa non si nota, no? Però è cattiva abitudine per questo. Facendolo è come se avessi fatto
from CC import il nome di Pat, anche se ci sono tutti i suoi amici, e quindi io posso usare Pat direttamente, senza dover fare sys.pat o eccetera. Domande? No? Niente? Questa, secondo me, è doverosa perché in tutto il codice che voi magari troverete online, potreste trovare tanti di questi esempi, andare a capire le differenze è utile. Poi, come io vi do sempre dei consigli su cosa fare voi, però, voi vedete voi. Direi che questo era l'ultimo. Sì. Ok, adesso andiamo a vedere qualcosina di più bellino sulle funzioni. Le funzioni in Python sono una cosa che a me piacciono tantissimo, come sono state realizzate, e sono veramente portentose, secondo me. Allora, vediamo un attimo lo 01. Vabbè, questa è una cosa banale che abbiamo già più o meno visto. Comunque, in Python si può restituire anche più di un valore. Ok? E per farlo basta che voi separate con delle virgole. Di fatto sotto che cosa succede? Che in realtà lui crea una tupla, ok? La tupla è quella specie di lista immutabile di valori, però questa tupla, nel momento che voi l'andate ad assegnare, potreste assegnarla una variabile sola, e quindi voi avreste una variabile che contiene una tupla con 1 e 2, oppure di solito si fa lo split, questa cosa qua, quindi voi mettete a virgola b uguale a funzione. Questo cosa fa? Restituisce questo 1 e 2 racchiuso in una tupla, dopo l'uguale vede che questo voi lo state splittando in 1 e nella a e b, e quindi prende il primo elemento, lo mette in a, il secondo in b. Questa cosa qua la potreste vedere in vari esempi, ci sono anche molte funzioni di Python come il walk per scorrersi all'interno delle gerarchie di cartello, cose di questo tipo, che fanno già cosine di questo tipo. E come standard, quando l'ho messo, ci sono dei parametri che lui restituisce, ma voi non ve ne fate niente. È un po' uno standard metterci un underscore, quindi voi mettete a virgola underscore e lui assegna l'underscore, ma dopo viene cestinato, insomma. Ok. Lui scrive 1, 2, ma questo non lo aspettavamo. Vediamo un attimo. Ad esempio, una delle funzioni. Allora, parametri opzionali. In Python possiamo non essere obbligati a passare tutti i parametri. Come si fa? Basta assegnare un valore di default al parametro. Questo fa in modo che voi non siete più obbligati a passarlo. Cioè, quando fate la chiamata alla funzione, potete omettere quel parametro lì. Qui stiamo parlando di parametri posizionali. Cioè, cosa vuol dire? Nella classica configurazione dei parametri, se tu dai tre parametri, lui prende il primo valore che gli passate alla funzione, lo mette nel primo parametro, il secondo nel secondo, il terzo nel terzo, no? Poi adesso vedremo che ci sono dei meccanismi per fare cose diverse, ma questo è lo standard che si fa. E io, mettendo il terzo opzionale, come vedete, in questo punto io chiamo la funzione passandogli solamente 3 e 6, quindi non passo il terzo parametro. Il terzo parametro va là, 0. Lo posso fare anche su tutti i parametri. Ok? Quindi ad ogni parametro qui ho assegnato un valore opzionale, un valore di default. Questo vuol dire che tutti i parametri sono opzionali. Io posso fare la chiamata alla funzione senza passargli neanche un parametro. Quindi se ci si passa il parametro, però viene modificato. Sì, viene usato il valore che gli passo da fuori. Esatto. Questo è una motivazione logica e ovvia. Io i parametri opzionali li devo mettere in fondo. Essendo ordinali, non posso mettere il primo parametro opzionale e gli altri due no, perché lui non può sapere se il primo che gli ho passato è quello giusto o quello no.
e lui qua ci ha fatto i calcoli, insomma, in base a quello che abbiamo visto prima. Ok, adesso guardiamo un altro esempio di funzione. Ecco, qui facciamo delle cose un pochino più strane. Nel nome della funzione 3, io dico, posso passare a questa funzione un numero indefinito di valori, anche 1000. Non mi interessa sapere in fase di design quanti valori, lo gestirò poi all'interno della funzione. Questo qui mi somma i valori che gli passo, e se sono 1, 2, 100, 1000, lui non frega niente, li somma tutti. Dentro la funzione come fa? Inizializza la variabile uguale a 0, fa un ciclo for su values. Okay? Values è una tupla che conterrà tutti i valori che sono stati passati. Lui dice per n in values, quindi per tutti, per ogni valore contenuto in values, lui fa un giro e mi valorizza n con l'elemento ennesimo, diciamo, della mia lista, della mia tupla di parametri. Faccio somma più uguale n. Più uguale funziona un po' come in C, non si può fare il più più in Python, però il più uguale vuol dire che io sommo il valore nuovo e quello assegno. Quindi somma sarà 0, il primo valore, poi più il secondo valore, poi più il terzo. Cioè. Faccio solo somma più n? Somma più n, in questo caso non succederebbe niente, perché lui farebbe la somma ma la assegna niente e quindi non succede nulla. Poi dici somma più n, così. Se non lo assegna una terza variabile, quel valore lì viene buttato via. Quando ho finito di fare tutti i miei giri, lui restituisce somma. Okay. Qua vabbè, faccio un esempio di chiamarla con alcuni valori, dopo vedremo cosa fa. Qui faccio un metodo un po' più furbo. Uso la funzione sum, che prende in ingresso una lista, una tupla, e somma tutti i valori che ci sono dentro. È molto più efficiente, ovviamente. E alla stessa maniera la chiamo con tanti parametri, tanti valori diversi, e lui me li sommerà tutti quanti. Posso avere alcuni parametri predefiniti che sono obbligatori e poi aggiungere alla fine n altri valori. Non è un problema. Okay? L'importante ovviamente è che sia in fondo. Non posso farlo all'inizio, poi metterci i parametri. E in questo caso io dico ritorna primo più secondo più sum tutti gli altri. Io dico questa somma qua devi darmela meno 2, se no è inutile neanche che parliamo di fare somma. Dopo però possono essere 3, 10, 100, 1000, insomma. Dunque l'11 e 22 corrisponderebbero al primo e secondo. Esatto. E gli altri non per gli altri. Esatto. Ok, vediamo l'ultimo esempio delle funzioni. Qui do sempre la possibilità di passare un numero indefinito di valori. Però, in questo caso, mi importa che tu gli dia un nome. In Python c'è la possibilità di, quando si vogliono passare i parametri opzionali, devo mettere un esempio anche di questa cosa, lo metterò nella prossima versione, cioè facciamo finta che io abbia predefinito, come abbiamo visto prima, che ci sono 3 parametri opzionali, primo, secondo e terzo. Facciamo finta che faccio una funzione in cui non siano uguali, cioè nel senso che dopo non è che li sommo insieme e basta, no? Ma ci faccio cose diverse. E io decida che ok, tu mi hai detto che è opzionale il primo, che è opzionale il secondo e opzionale il terzo. A me vanno bene i valori di default, io ti voglio passare il secondo, solo il secondo. Gli altri voglio lasciarteli di default. Come faccio? Metto secondo uguale il valore. Quindi faccio l'aperta tonda della funzione, poi ci metto secondo uguale e il valore che voglio dargli. Allora lui capisce che io voglio assegnare il valore che metto dopo l'uguale al parametro che si chiama secondo. Adesso non è che devo scrivere secondo, ovviamente deve chiamarsi così. Se l'ho chiamato Pippo, il secondo parametro, dovrò mettere Pippo uguale a il valore che mi interessa.
Questa cosa qua io la posso fare per i valori opzionali, oppure lo posso fare per i valori, come in questo caso, in cui io richiedo un'associazione chiave valore. Quindi io anche qui ho deciso di darti la possibilità di avere un numero indefinito di valori, però pretendo che tu gli dia un nome. Quindi tu non mi puoi chiamare la funzione mettendo solo i valori separati da virgola, ma mi devi tutte le volte dare un nome a una variabile tuo, e puoi metterlo in quel momento lì. Non è una variabile che devi aver dichiarato prima, non deve essere una stringa. È una cosa roba scritta così, come vi faccio vedere qua, e ci metti in seguito uguale al valore. Lui, quando lo esegue, si troverà un dizionario dove avrà come chiavi tutte le chiavi che tu gli hai passato e come valori tutti i valori che tu hai passato dopo l'uguale. Qui faccio vedere che nel terzo esempio provo a fare metterci 3 direttamente, ma si dovrebbe arrabbiare. Facciamo una prova. Infatti, lui ha detto type error, da un errore che potrebbe essere un po' frainteso, però lui dice che il nome funzione 6 prende 0 positional argument but 1 was given. Vuol dire, se io metto un parametro, ci passo il valore che voglio assegnare quel valore lì, senza metterci chiave uguale valore, io sto utilizzando, diciamo, una metodologia posizionale. Cioè io pretendo che lui capisca in base a quale ordine, cioè quale posizione io l'ho messo, a quale parametro deve essere passato. Questo però, cioè il parametro posizionale, funziona soltanto se io ho i parametri obbligatori o se ho messo dei parametri che vogliono anche, sono anche opzionali, ma che hanno un valore default, però devono avere un ordine, ok? Se io invece ho chiesto soltanto valori non posizionali ma associati a una chiave, io non posso passare un parametro se non gli do anche la sua chiave, perché lui non lo riesce a identificare, ok? E sarebbe così, esatto. Ok. Andiamo a vedere i moduli. Vi ho parlato prima di cos'è un modulo, ora facciamo un piccolo esempio. Allora, in questo esempio qua, io ho una... Faccio un po' di pulizia così non vi sconfusiono troppo. Ho fatto un modulo che si chiama ufficio.py, ok? Poi ho una cartella che si chiama utility. Dentro utility ci sono dentro degli altri moduli che si chiamano calcolatrice.py, contaparole e contaparole2.py, e poi c'è un dunderinit.py e poi c'è un'altra cartella che si chiama dunderpycache. Allora, il dunderpycache è una cartella di servizio di Python in cui lui ci compila, fa il codice che noi abbiamo importato. Allora, io questa cosa qua effettivamente dimentico sempre di dirla. Python è un linguaggio interpretato, quindi io scrivo il codice e lo eseguo subito, senza bisogno di compilazione. Però Python, la prima volta che io questo codice lo eseguo, o anche se lo importo come modulo di un altro modulo, lui ne fa una... un preconfezionamento, diciamo, non è che proprio lo compila, ma lo va a scrivere in una maniera che quando lo deve leggere fa prima. Se io modifico il file originale, lui vede che c'è il timestamp che è cambiato, quindi che è diverso, e quindi lo ricompila in automatico. Però questo qua si aiuta un po' a cercare di essere un po' più efficiente come prestazioni. Se io non cambio il codice e lo rieseguo più volte, la prima volta sarà un pochino più lento perché fa questa precompilazione, e le volte dopo è un po' più veloce. Posso anche passare dei parametri a Python per dirgli di non fare questa precompilazione, quindi lui lascia tutto pulito, riesegue sempre il codice da zero, così come posso anche dirgli di non guardare o non avere neanche proprio il codice py, ma guardare solo la versione precompilata, così un po' avanzata che però. Invece parliamo un secondino di questo dunderinit, che abbiamo visto prima veniva utilizzato come costruttore delle classi. Io qua però ho un file che si chiama così. Che cosa costruisce? Andiamo a vedere.
Allora, praticamente, adesso qui l'ho commentato, potete dichiarare dentro a questo file, che potrebbe anche essere vuoto, una variabile che si chiama dunder all. Attraverso questa variabile voi potete cambiare il comportamento di Python quando fate from utility import asterisco. E voi potete dirgli, sì sì, asterisco, ma asterisco lo dico io, cosa c'è in asterisco? Cioè non importi le cose che non voglio, perché la libreria l'ho costruita io e non voglio che tu abbia accesso in runtime a cose che non servono. E quindi con questo sistema voi potete cambiare questo comportamento e dire, io dentro questa cartella ho in realtà calcolatrice, contaparole, contaparole 2, ma contaparole è old, obsoleto, non te lo faccio integrare nell'import con l'asterisco. Per esempio, è uno dei miei usi di utilizzo. Adesso, credo che ci siano anche altri usi, io sinceramente questa cosa qua non la uso tanto. Di solito le librerie che metto nelle mie cartelline sono librerie che voglio usare. Però se effettivamente tu all'interno metti come alcuni file che sono di servizio per le altre, ma non vuoi che possano essere usate direttamente, per motivi di architettura o per motivi vari, puoi fare anche questo meccanismo qua. Insomma. Torniamo un attimo al nostro ufficio. Allora, andiamo a vedere dentro l'ufficio che cosa succede. Facciamo avere un programma un po' più strutturato, qua facendo delle robe serie. Allora, questa è una fantastica utility da ufficio che ha due utility che voi sicuramente riutilizzerete un sacco di volte dopo questa lezione. Intanto faccio un bellissimo import utility.calcolatrice as calcola, quindi uso degli alias per accorciare un po' il mio codice, e poi faccio import utility.contaparole as conta. Okay? Allora, come vedete già, io sto facendo un import di un nome di una libreria, di una cartella usata come fosse un normale modulo, come fosse una libreria, no? Questo perché, in effetti, io avendo fatto una cartella che contiene dentro dei file.py, avendoci messo dentro dunder init, questa cartella è diventata una libreria. Ok? Più nel dettaglio, il vero nome è diventato un pacchetto, un package, quelli che vengono considerati package in Python. Quindi è un contenitore di altri moduli. Non ha niente lui di per sé, perché infatti una cartella non ha del codice dentro, ma ha altri moduli che possono contenere il codice. Ok, qui cosa faccio? Definisco una funzione main. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio il contenuto di main, però andiamo prima a vedere in fondo una cosuccia che ho fatto qui. Allora, questa è una cosa abbastanza classica, che avrete visto in mille esempi, e dici, ma che cavolo vuol dire sta roba? In pratica, Python, sempre per il discorso che ha mille regolette e regoline, ma di fatto niente di obbligatorio, però cosa fa lui? Quando voi eseguite un certo modulo, o lo eseguite o lo importate, lui valorizza una variabile che si chiama dunder name e lo fa in base diciamo, al contesto della situazione. Se voi prendete un certo modulo, come può essere ad esempio ufficio, fate python spazio ufficio.py, voi eseguite questo modulo per primo. In questo caso cosa succederà? Che Python, il compilatore di Python, va dentro il vostro modulo, prima di lanciarlo, aggiunge al volo dunder name e gli assegna il valore dunder main. Ok? Se invece voi importate un modulo, prima cosa importantissima, se voi importate un modulo, lo eseguite, tutto. Perché questo è il linguaggio interpretato. Se avete dichiarato delle funzioni, non è che lui le esegue le funzioni, crea le funzioni che voi avete dichiarato. Ma se voi avete lasciato del codice nella root del vostro modulo, che fa dei print o esegue delle robe, lui le esegue, anche solo importandolo. Chiaro? Tant'è vero che succede che molto spesso dentro i moduli che voi costruite, magari mettete un pezzettino di codice per fare dei test, per provarlo un po' al volo, magari fate anche le unit test, altro argomento di cui potremmo fare così. Comunque fate un po' di codice per provare con 2-3 print se le funzioni vanno, però non volete che questo codice venga eseguito quando il modulo viene importato, usato come libreria, e quindi cosa fate? Mettete sempre questo if che ho messo io. Perché?
perché quando il modulo viene importato, viene sì eseguito, ma durante l'esecuzione il nunder name assume il nome del modulo. Quindi, nunder name, se voi eseguite il modulo lanciandolo direttamente, vale main. Nunder main, indipendentemente dal nome che ha il file. Quando fate l'import, invece, lui assume il nome che ha il file senza punto py. Quindi voi con questo piccolo if capite se tu stai lanciando il modulo direttamente o se il modulo viene importato. Chiaro? Questa cosa qua, se vogliamo essere concreti, nella maggior parte dei casi è inutile. Perché se io ho magari il mio programma, faccio il main.py, che diciamo che è l'inizio del mio programma, e dentro ci faccio una funzione che si chiama main, e io alla fine la chiamo, perché tanto cioè, lo sto lanciando, è ovvio che io voglio lanciare quella funzione lì, non è che devo fare se la lancio, però come standard si fa sempre, lo trovate quasi sempre dentro ai vari programmi, anche librerie blasonate fanno sempre questa cosa, quindi vi consiglio di farlo anche voi. Poi non si sa mai che uno decida di fare degli usi strani, magari perché con Python potete fare tante cose strane, quindi magari decidete di poter lanciare dinamicamente il vostro programma da un'altra libreria, importando il modulo, però volete fare quando dite voi. E allora magari se non avete fatto sta cosa, invece voi importate il modulo e quello parte. Ok? Questa è una piccola premessa a questo discorso. Torniamo alla definizione della nostra funzione main. Allora, non ci sono regole. Io potevo fare def pippo e poi chiamarla. Anzi, forse diciamo chiamarla main brutto, perché c'è dunder name che si chiama dunder main, che lancia la funzione main, insomma non si capisce niente. Beh, però di solito si chiama così, quindi la chiamiamo così. Poi in questo caso io non ne faccio uso, spesso si fa anche un'altra cosa, che si mette un parametro, che magari sono i parametri passati da riga di comando del vostro modulo, che potreste passare dei parametri. Adesso non entriamo troppo in dettaglio di cose insomma, particolari, però si possono gestire tutte queste situazioni. Ok, cosa faccio dentro? Intanto dichiaro una bellissima variabile che si chiama continua e la metto uguale a true. Poi entro subito in uguale, per cominciare subito a scaldare i motori. While continuo, cioè finché continua rimane true, io continuo a girare. Intanto adesso ho appena messo a true, quindi diciamo che il primo giro dovrebbe farlo, no? Poi cosa fa? Una variabile che si chiama selezione, che metto uguale a int, aperta tonda, input, aperta tonda. Poi c'è un po' di testo, fatto con i triple apici, quindi posso andare a capo. E poi chiudo entrambe le tonde. Andiamo a tradurre questa cosa. Allora, questo è un pochino di, diciamo, funzionale, di programmazione funzionale. Molto, molto blanda. Allora, andiamo nella funzione più interna. Input. Input l'avevamo visto all'inizio. Ci consente di dare un messaggio all'operatore e poi aspetta che noi, che l'operatore immetta del codice, il testo e poi faccia invio. Benissimo. Il messaggio che diamo all'operatore qual è? Che strumento vuoi utilizzare? E poi ti do delle opzioni. 1, conta parole. 2, calcolatrice. 3, uscire. Ho già finito di usare il programma. Benissimo. Ci aspettiamo che lui ci prema un numero. 1, 2 o 3. Quindi cosa facciamo? Siccome noi vogliamo usarlo come numero, lo trasformiamo in un intero. Quindi il risultato di input, che sarà una stringa, la uso come parametro al costruttore di int. Quindi lui mi costruirà un intero che vale il corrispondente della stringa che è restituito, quindi sarà valore intero 1, valore intero 2, valore intero 3. Quello che abbiamo fatto all'inizio col famoso stringa 10, quello facciamo con una stringa però che ci dà l'operatore. Qui non c'è un grandissimo controllo sugli errori, se io scrivo pippo esplode, fa lo stesso, non succederà niente. Dove cosa faccio? Non ho utilizzato il match, che abbiamo dichiarato la volta scorsa, così il codice lo potete usare anche se non avete la 3.10. If selezione uguale uguale a 1, quindi se la mia selezione, che è un intero, è diventato uguale a 1, cosa faccio? Conta punto conta, aperto e chiuso tonda. Il primo conta, che cos'è? È l'alias che ho dichiarato qua, quindi vuol dire che io, dentro la mia cartella utility, ho un modulo che si chiama conta parole, e mi aspetto che abbia una funzione che si chiama conta, aperto e chiuso tonda, la chiamo la funzione, ok? Cosa fa conta? Dopo ci andiamo a guardare. Diciamo che io premo 1, lui chiama conta.
Se ho premuto 2, lui fa la stessa cosa però con calcola. Quindi va a chiamare l'alias di calcola, si aspetta che ci sia una funzione che si chiama calcola e la chiama. Se ho fatto premuto 3, lui mi mette continua false. E quindi lui cosa farà? Cercherà di fare un altro giro, ma sarà false, quindi uscirà. Se ho premuto un altro numero, else, selezione non valida, riprova. Non hai schiacciato un numero che possa accettare, eccetera. Avrei potuto fare una gestione anche se mi avesse messo una parola, non mi ha messo il numero, però adesso volevo fare un programma un po' semplice. Ok, adesso andiamo a vedere che cosa facciamo. Vabbè. Calcolatrice. Anche qui abbiamo un programmone, bisogna fare il programma seri. Allora, qui io ho fatto, penso di aver fatto, alla sotto, vedete? Qui ho fatto una cosina un pochino più evoluta a fine dimostrativi. If dundername uguale dundermain, quindi se io sto lanciando questo modulo direttamente, lui chiama calcola, lo uso per fare dei test. Voglio provare il modulo, non devo fare un altro modulo, importare questo, chiamarlo. Lo lancio direttamente, lui me lo prova. Altrimenti, cosa faccio? Dico, a scopi dimostrativi, dundername è stato importato. Perché, come vi dicevo, se questo dundername non è stato valorizzato come dundermain, vuol dire che questo modulo viene importato e mi darà il nome del modulo. Quindi, adesso quando io eseguirò il programma dal di là, siccome lui mi sta facendo import di questo, dovrebbe venire fuori scritto che calcola punto pi eccetera è stato importato. In realtà non ci mette il punto pi perché lo toglie, però calcola è stato importato. Cosa fa calcola? Cose avveliristiche. Allora, ho messo anche dei commenti di cosa fa. Chiedo il primo numero. Quindi faccio sempre il giochino di prima. Primo int input, immetti un numero. Quindi l'operatore mi restituirà un numero in formato stringa che io casterò in intero e metterò in tuo primo. Chiedi il secondo numero, quindi metti un altro numero. Poi cosa fa? Lui inizializza una variabile che si chiama operazione. E a questo punto cosa faccio? Chiedo all'operatore di dirmi quale operazione vuole fare su questi due numeri. Programma fichissimo questo. Fa un sacco di calcoli. Quindi cosa faccio? Faccio il classico input. E poi, in questo caso l'ho fatto in maniera un po' più esplicita, ma il concetto è sempre lo stesso. E faccio anche quella cosa bruttissima che vedo di non fare, di riassegnare la stessa variabile prima una stringa e poi un intero. Che operazione decidi di eseguire? Faccio messo gli slash, 1 somma, 2 sottrazione, 3 moltiplicazione, 4 divisione. Poi faccio operazione int, operazione. Spiegato l'ho fatto anche questo per capire che puoi farlo, insomma, così al volo. Poi guardo con un degli if qual è l'operazione che ho selezionato e dico se hai selezionato 1 il risultato sarà primo più secondo, se hai fatto 2 primo per secondo, insomma meno secondo eccetera eccetera. Altrimenti se non ho nessuno di questi, indipendentemente dall'operazione che hai selezionato, io metto operazione uguale a 0 e do un messaggio d'errore, seleziono un'operazione valida, hai selezionato un numero che non è compreso nel mio range, non va bene e quindi lui rimane all'interno del while. Quindi lui da questo while non esce finché non gli ho dato il numero valido. Quando ho dato un'opzione valida, quindi questo non prevede l'opzione esci, cioè il calcolo lo dobbiamo finire, se no non si va a casa. E dopodiché scrivo il risultato è, e poi vabbè qua ho fatto la formattazione con il cancelletto di, per fare l'esempio. E restituisci il risultato. Quindi questa funzione quando la chiamo mi permette di fare delle operazioni su due numeri. Ok, qui ho fatto un esempio brutto e poi ho fatto un esempio bello. Contaparole. La prima versione di contaparole è questa qua. Frase uguale input, inserisci una frase. Quindi tu qua mi scrivi, sono andato a fare la spesa, ok? Invio. Parole,
uguale a frase.split spazio. Frase è una stringa, un oggetto, stringa, che ha dei metodi, il metodo split che avevamo visto questa l'altra volta, gli sto dicendo di splittare su dove ci trova degli spazi. Risultato che parole sarà una lista di tutte le parole che io ho messo nella mia frase, separate, ok? Conteggio. Len conta qualsiasi cosa gli dai dentro, lui la conta. Se è una stringa, ti dice quanto è lunga la stringa. Se è una lista, ti dice quanti elementi sono nella lista. Se è una tupla, uguale. Qualsiasi cosa gli dai, lui la conta. Conteggio uguale len di parole. Ok, quindi dentro conteggio io ci metto quanto è lungo, quanti sono il numero di parole che tu mi hai dato. Print nella frase, percentuale S verrà poi messo nella formattazione frase, ci sono il conteggio parole, quindi lui conta quante parole mi ha messo nella frase, ok? Poi, anche molto splendido, mi fa anche vedere tutte le parole con, entrare un ciclo for con il numerino davanti. Quindi mi dice, per ognuna mi fa il print, numero, parola. Ho fatto un indice uguale a 1, faccio il ciclo di parola dentro parole, questo ciclo qua, e per, quindi automaticamente mi fa il numero di giri in base al numero di parole che ho nella mia lista, e ogni volta faccio il più 1. Dopodiché if dundername è uguale ad undermain lo eseguo, se no dico il modulo con dundername è stato importato, come nell'altro caso. Perché dicevo che è un esempio brutto? Il programma funziona benissimo, però non è pitonico per niente. Adesso lo rifacciamo in fatto un po' più bello. Sempre chiediamo la frase, split, non gli passiamo lo spazio. Split di default usa lo spazio, non c'è bisogno che glielo passo, ok? Se avessi che devo splittare con la virgola, con un punto, no, non c'è bisogno, lo spazio è quello di default. Conteggio uguale alle parole, fin qua ci siamo, la frase, nella frase che ho scritto, me la ripete, ci sono le parole. In questo caso, invece di fare l'indice inizializzato, il più 1, eccetera, uso enumerate. Enumerate è una parola chiave. Che cosa fa? Enumerate? Io gli do da mangiare un qualcosa, una lista, comunque un iteratore, qualcosa che ha degli elementi da scorrere. Lui ogni volta che lo chiamo mi restituisce due elementi, l'indice e l'elemento. Lo fa già lui in automatico. Infatti io qua cosa faccio? For numero virgola parola in enumerate parole. Quindi faccio l'assegnazione multipla, come vi ho fatto vedere che si poteva fare qualche minuto fa. Siccome enumerate mi restituisce una tupla di due elementi, in cui il primo è l'indice e il secondo è l'oggetto, io li splitto e li assegno, il primo elemento è numero e il secondo è parola. Ok? Molto più pitonico di quell'altra struttura. Per il resto fa esattamente la stessa cosa. Funzionerà? Ok, che strumento vuoi usare? Io partirei con contaparole, che siamo più freschi. 1. Inserisci una frase. Ieri sono andato a fare la spesa. Ok, nella frase ieri sono andato a fare la spesa ci sono 7 parole. 1 è ieri, e poi ci metti il numero della parola, e poi mi dice di nuovo, perché sono in un ciclo for, che strumento vuoi utilizzare. Passiamo alla calcolatrice. Metti il numero 4... 3 e voglio fare la somma, fa 7. Benissimo, e mi richiede il prossimo strumento. Ho fatto un programma bellissimo. Allora, questa è una tipica architettura che voi potete utilizzare per fare qualche piccola utility di manutenzione casalinga. Parlavamo l'altro giorno anche con i ragazzi di provare a fare qualche esempio anche a casa, perché alla fine uno se non fa del codice, non prova a fare, non riuscite un po' a metabolizzarlo. E questo è già una piccola architettura di un micro menu da usare, sono veramente molto... essenziale, però insomma funziona. E adesso faccio 3 e lui esce. Ok? Quindi abbiamo visto un pochino l'architettura, i moduli, come si fanno a importare, come fai a fare una gerarchia di programma, come si fa a fare la main, ci sono tante cose in questo esempio qua. Anche stasera arriviamo fino alle 11:30, poi dopo dove siamo arrivati, siamo arrivati. E i moduli. Oh, la list comprehension, questa funzione è stranissima, che però è veramente toga. Allora,
Allora, facciamo un esempio in cui abbiamo una lista con dei numeri e vogliamo tirare fuori numeri pari. Come facciamo? Abbiamo la nostra bellissima lista, in questo caso è una costante per fare prima. Poi faccio un'altra lista vuota. La prima lista contiene tutti i numeri che dobbiamo prendere in considerazione, la seconda lista andrò a riempirla con i numeri pari. Mi scorro la mia lista, quindi for numero in numeri, poi vado a fare un if. Se numero, il modulo di numero, che vuol dire divido per 2 e guardo il resto, è uguale a 0 e il numero è pari. E quindi che cosa faccio? Faccio pari, che è una lista, append numero, quindi aggiungo alla mia lista l'elemento perché è un elemento pari. Alla fine, come output, do la mia nuova lista creata e lui mi dovrebbe far vedere tutti i numeri pari. Vediamo se funziona. Due, quattro e 56. E guardando la lista, c'ho uno, non me l'ha scritto, il tre me l'ha saltato, e 77 e 21 me l'ha saltato. Ok? Funziona il programma. Però è veramente brutto. Scusate, proprio non si può vedere. Come si fa a farlo più bello? Si usa la list comprehension. Molto più compatto, una riga di codice, faccio tutto. La lista è la stessa, pari pitonico, quindi la lista qui però fatta un po' più bella. Come funziona la list comprehension? Allora, è un po' strana, se non l'avete mai vista. Parto con il dire che io devo avere una lista, quindi io metto due parentesi quadre all'inizio e alla fine. Fin qua tutto facile. Dentro io ci schiaffo un bellissimo ciclo for con una sintassi un po' strana, che però è, ricordatevi, come in Python, si scrive come si mangia, cioè noi la proviamo a leggerla e fa così. Praticamente prendi numero per numero in numeri, se numero è pari. Facile, no? Quindi in questa lista mi verranno tutti i numeri che contengo in numeri solo quando è pari. Quindi, questa parte qua in pratica è il classico ciclo for, come l'avevamo fatto prima. Solo che io lo metto all'interno di questa sintassi e non ci metto due punti, non ci metto niente. Quindi il numero sarebbe il risultato in pratica. Numero è quello che voi volete dare fuori, Preceduto dal ciclo. Cioè, nel senso, seguito dal precede ciclo. il ciclo, pardon. Io al posto di numero avrei potuto mettere numero per 2, ok? Avrei potuto mettere una stringa facile delle operazioni, avrei potuto anche metterci la costante 0. Cioè, poteva anche chiamare un altro modo, no? Numero lo devi chiamare come l'hai chiamato qua. Ah, ok, sono uguali. Sì, perché. Cioè, nel senso, se tu vuoi prendere quello, devi chiamarlo come l'hai chiamato lì. Se vuoi prendere un'altra cosa, puoi fare come ti pare. Puoi anche avere una variabile che prendi da fuori, non so. Però se a te ti interessa, come in questo caso, avere l'elenco di numeri che stai prendendo in considerazione di volta in volta, devi chiamarlo uguale, ok? Però, come ti dicevo, se tu volessi fare l'esempio di numeri pari elevato al quadrato, avresti messo numero per numero, for numero in lista, ok? Oppure potevi fare, voglio mettere il doppio dei numeri pari, allora mettevi numero per 2, for numero in numeri. Cioè ci puoi fare quello che vuoi, però la parte che c'è prima del for, ogni giro è l'elemento che lui poteva mettere nella lista finale. Ci sono dei casi in cui tu vuoi invece inizializzare, ad esempio, fare una lista lunga come il numero di numeri pari che trovi, però valorizzata sempre a zero, perché nel tuo programma dopo ci devi mettere dentro delle altre robe. Ok? Allora puoi mettere zero for numero in numeri e funziona lo stesso. Lui però ti fa una lista dove quando l'if è verificato ci mette solo lo zero, sempre lo zero. Ok? Però questa cosa ti serve per poterti scorrere gli elementi. Quindi potresti fare un esempio di questo tipo, lo fai come zero for underscore in numeri if underscore cancelletto 2 uguale a 2, 0, perché non lo vuoi usare in realtà il numero, no?
ho creato più confusione, ho sì. spiegato. Sì. Cioè praticamente questa parte qua, tu sei qua dentro e quindi hai questa variabile che la puoi usare. Se la vuoi usare si chiama così, perché l'hai scritto qua che si chiama così. Se la chiami Pippo, qua ci devi mettere Pippo, se la vuoi usare. Prima dicevi se voglio mettere un numero, non so, elevato al quadrato. Perché tu qua dentro, in un altro modo, quello. Perché quello lì tu ci puoi mettere quello che vuoi. Io sto dicendo che a me interessa il valore. Ah, ok. E quindi ci metto un numero pulito. Però io vorrei, potrei metterci qualsiasi altra cosa, una costante, un calcolo, una formattazione a stringa, magari devi usarlo come output, e allora ci scrivi, so, il numero è pari. Puoi fare quello che ti pare, no? L'altra cosa importante, quindi abbiamo visto questa parte qua, è il ciclo, che si scorre gli elementi. L'altra cosa importante è questa. Questa qua è opzionale. Posso avere o non avere la condizione. Facciamo un esempio. Io ho una lista, voglio ottenere un'altra lista uguale, in cui ho i valori che sono il doppio di quella della lista di prima. Allora io faccio numero per 2, for numero in numeri, fine, chiusa quadrata. Non ci metto l'if. Scusami? Per 2. Non ce l'ho messo qua, facevo un esempio, per 2 perché voglio ottenere il doppio. Ah, perché... Quindi faccio il numero per 2. Ok. Allora, guardate bene, questa cosa qua che voi dite, sì, vabbè, però secondo me si capiva meglio quell'altro. Allora, è questione di occhio. Dopo questa qua la mangiate come pane. Però attenzione, ci sono delle differenze prestazionali. Questa va più forte dell'altra. Ok? Questo metodo va più forte. Ma dipende dai casi, anche significativamente più forte, anche 100 volte più forte. Quindi, insomma, ovvio che dipende dai casi. In questo caso qua la differenza probabilmente non sarà abissale, perché l'esempio è molto leggero. Però se mangiate delle liste con qualche migliaio di elementi, la differenza si può sentire. E poi scrivo print pari pitonico, ok? Questa tecnica si chiama list comprehension. Non so bene perché così, forse perché va capita, non so, però si chiama così. Dopo questi esempi qua ve li mando tutti zippati, faccio uno zippone e ve li mando tutti. Li metto scaricabili dal sito. Infatti rispetto alla lezione vecchia che avevo tenuto qualche anno fa, li ho organizzati un po' meglio, che forse si capisce di più. Ok, qua non ci sono altre cose interessanti. Ah, adesso abbiamo però la dictionary comprehension, che è una cosa simile. 04, trick. Allora, anche qua prima vi faccio vedere la versione brutta, poi quella bella, così. Più che altro perché la versione brutta serve per capire un po'. 04. Allora, in questo caso io ho creato un dizionario. Ve lo ricordate cosa sono i dizionari? Come dimenticarlo? Esatto. E faccio un dizionario dei voti, e infatti il dizionario si chiama voti, e c'è il nome come chiave dell'alunno e il suo voto. Poi cosa faccio? Faccio un altro dizionario in cui voglio metterci quelli promossi. Quindi si presume questo qua sia una scala da 1 a 10, che se hai 6 sei promosso, se sei sotto il 6 sei bocciato. Cosa faccio? Mi devo scorrere il mio dizionario. Lo faccio con una tecnica. Voti è un dizionario, il dizionario è un oggetto, ho un metodo. Questo metodo è items, in questo caso, ce ne sono anche altri. Però items che cosa fa? Mi restituisce ogni volta che lo chiamo, cioè quando lo metto all'interno di un ciclo, in pratica l'associazione, mi splitta le chiavi e i valori. Quindi ogni volta che io eseguo un giro su items, lui mi dà una tupla con il primo elemento la chiave e il secondo elemento il valore. Lo splitto all'interno del ciclo for, come ho fatto vedere in altri casi. L'avevamo visto nel quello che restituiva la funzione, se non mi ricordo, comunque va bene. Quindi cosa faccio? If valore maggiore o uguale di 6, allora promossi chiave uguale a valore. Avevamo visto che se io ho un dizionario, accedo in scrittura a una chiave di questo dizionario con delle quadre che non esiste, lui mi crea questo nuovo elemento, gli assegna quella chiave e poi gli aggiunge l'elemento valore a quella chiave, ok? Quindi cosa sto facendo in questo ciclo for? Io sto scorrendo tutti gli elementi del dizionario, non ordinatamente, perché come sappiamo
è un dizionario, non è ordinato, ma non mi interessa. Io devo semplicemente avere la lista dei promossi, poi non do priorità. Ogni giro ho la chiave e il valore, il chiave sarà il nome dell'alunno, il valore sarà il suo voto. Items sta per proprio la parola oggetti. Sì, la traduzione è quella. Applicato a un dizionario ti restituisce gli oggetti però divisi tra chiave e valore. Esiste il case, ti dà solo le chiavi. Values ti dà solo i valori. In questo caso li dà entrambi. Se il valore è il voto, è un voto promosso, quindi 6 maggiore o uguale di 6, allora aggiunge il valore alla chiave con il nome dell'alunno. Dopo che cosa faccio? E faccio l'elenco. Beh, questo qua l'ho fatto praticamente per dimostrazione, che posso usare case. Quindi per tutte le chiavi che trovo in voti case, scrivo fuori il valore. Quindi sto scrivendo l'elenco degli alunni praticamente. Dopodiché scrivo il dizionario con solo i promossi. I promossi sono Luca, Andrea e Silvia, gli altri non sono stati scritti. E mi ha scritto che tutti gli alunni che hanno partecipato erano Luca, Andrea, Silvia e Luigi. Benissimo. Come si fa a farlo con la lista comprehension? Ora, se il processo dizionario, ovviamente lo faccio con una riga sola. Allora, è molto simile all'altro esempio, però in questo caso si parla di dizionario. Quindi, prima cosa, fuori io ho le graffe, non ho le quadre, perché quello che sto generando è un dizionario. Seconda cosa, l'elemento, la prima parte che ho prima del for, è sempre l'elemento che io vado a inserire dentro il mio dizionario, come prima era nella lista, qua nel dizionario. Nel dizionario però cosa metto? Metto chiave e valore. Quindi non posso metterci un elemento solo, devo metterci chiave, due punti, valore. Quindi lui, mentre me li scorre, dove è opportuno, perché in questo caso ci ho messo l'if, quindi che me lo deve generare, lui mi metterà, aggiungerà l'elemento con quella chiave e quel valore. Benissimo. Ci fa il ciclo for, quindi mi dice for chiave, virgola, valore, che sono gli stessi che poi userò per darlo come output al nuovo dizionario, in voti items. Quindi questo ciclo for, questa parte qua, è sempre la stessa. Benissimo. La condizione, che come vi dicevo è opzionale, lo faccio soltanto quando il valore è maggiore o uguale di 6. Lui alla fine, dentro promossi, mi metterà sempre gli stessi elementi come nell'altro caso, però lo faccio in una riga sola. Come vi dicevo, molto più compatto, la leggibilità, questione di occhio, prestazioni anche qui migliori. Okay. Ok, i file, così dalla prossima volta potete sbizzarrire a fare programmi che fanno cose stratosferiche. 0,5 file, vediamo. Abbiamo due esempi facili facili. Allora, Vim 0,5, tac. Cosa facciamo qua? Lui prende... crea una variabile che si chiama file testo. Dentro questa variabile ci mette quello che viene fuori dalla funzione open e gli do un nome di un file. Non dandogli nessun percorso, lui si aspetta di trovarlo nella cartella dove sto eseguendo questo modulo. Open è una parola chiave che cosa ci restituisce? Un oggetto di tipo file. Okay? Che io metto dentro a file testo. In tutti gli esempi che troverete ci metterete F uguale open. Io faccio il diverso, ho scritto file testo. Va bene. Poi faccio while true. While true è il classico esempio di ciclo infinito. Cioè lui va avanti per sempre o finché non incontra un break. Riga. Allora, il file è un oggetto. Neanche a dirvelo apposta, no? Essendo un oggetto ho un metodo, che in questo caso ne ha tanti di metodi come tutti gli oggetti, in questo caso utilizzerò un metodo che si chiama readLine.
Quindi io sto aprendo un file di testo e leggo una riga alla volta. Quindi read line ogni volta mi restituisce la riga. Poi cosa faccio? Se riga è vuota, break. Quindi appena trovo una riga vuota nel mio file mi fermo. Altrimenti scrivo la riga che ho trovato. Ok? È un esempio semplice, ovviamente, no? Dopodiché fai il testo e lo chiudo. Allora, questo è una metodologia un po' vecchiotta, funziona, però si fa in un'altra maniera. Gli esempi vi faccio ovviamente, potete trovarne anche di fatti così, lo potete fare, funziona. In alcuni casi forse potrebbe essere preferibile, non lo so, però come va fatto? Va fatto utilizzando WIV. Perché? Perché usando WIV viene garantito che l'oggetto in qualsiasi caso viene chiuso. Nell'altro caso, se voi non prevedete la chiusura dell'oggetto per qualche motivo il vostro programma si interrompe, potrebbe rimanere il file aperto e qualcun altro potrebbe avere problemi da accederci. Okay? WIV come funziona come sintassi? WIV qualcosa, in questo caso l'apertura di un file, può essere l'apertura di una socket, di una comunicazione a qualcuno, può essere mille cose. As, la variabile in cui lo voglio mettere. As ce lo devo mettere se a me serve fare riferimento all'oggetto. Se non mi dovesse servire, perché dico questo file lo apro soltanto perché voglio tenerlo aperto, occupato, per dire, ci faccio delle cose nel frattempo e poi lo libero, è una cosa stupida, però potrebbe essere, non uso neanche file testo perché non mi interessa sapere neanche avere un riferimento perché non lo uso, però la maggior parte dei casi serve, no? Però per dire che non è obbligatorio, ecco. Praticamente da file diventa un po' diventa una variabile normale. Sì. Sì. Poi cosa faccio? File testo lo uso come se fosse una lista, non uso neanche il metodo, semplicemente leggo le righe che sono dentro file testo. Ci pensa già Pitone a fare questa cosa qua e faccio il print. Parte esteticamente molto più bello, è più breve, è più efficiente, è più sicuro. Ok? Ci stanno proprio 2 minuti per fare l'ultimo esempietto. Ah, questo è bello. I set. I set ve li ho accennati la volta scorsa, vi ho spiegato che cosa fanno. Qui c'è un esempio bello dei set che a me piace molto. Allora, io qua prendo il mio bellissimo file di testo, sempre quello che avevo prima, dopo ve lo faccio anche vedere, c'è veramente il file di testo. E, prima cosa faccio? Anzi, prima passo passettino così magari capite meglio il codice. Che cosa fa questa funzione? Prende un file con dentro tanti nomi, uno per riga, e mi restituisce soltanto la lista degli univoci, cioè se io la stessa parola l'ho ripetuta più volte, lui me la restituisce una volta sola. Ok? Per fare questa roba qua, cioè, dovrei fare tutti dei confronti, della cerca, guardi se ce l'hai già in lista, se no, insomma. Qui faccio una metodologia un po' banale ma interessante. E with open file as file testo è quello di prima, quindi io ho aperto il file e ce l'ho nella mia variabile. In questo caso cosa faccio? For numero riga, virgola riga, in enumerate file testo 1. Praticamente gli dico intanto che deve enumerarmi le righe, che vuol dire che lui mi legge le righe come prima, ma mi gestisce anche l'indice del numero di riga. Questo mi serve a me perché lo voglio far vedere. 1 sarebbe la partenza. Esatto. Poi come parametro gli do da quanto voglio partire. Quindi lui mi renderà ogni volta la riga e mi darà anche il numero della riga, da 1 a n. If riga in univoci, univoci è il set che ho creato prima. Il primo giro sarà ovviamente vuoto, quindi riga in univoci vuol dire se la stringa riga
è contenuta dentro il set di un UGC. Quindi anche qua è proprio come si legge, si fa, insomma, no? Se non l'ho trovato, come è probabile il primo giro, lui mi dice print, se l'ho trovato, che non sarà il primo giro, lui mi scriverebbe che l'ha già trovato e mi dice anche a che riga. No, scusate, mi dice che ha trovato, che questo elemento che sta leggendo adesso è duplicato, che l'aveva già trovato prima, e mi dice la riga di dove ha trovato il duplicato, non di dove c'era l'originale. Ma di questo elemento qua mi dice, sono con la riga 7, l'avevo già trovato questo elemento qua. Se invece, come succederà al primo giro, lui non ha già questa parola dentro a univoc, allora cosa fa? Univoc add riga, quindi aggiunge riga all'elenco dei miei univoc. Questo qua perché intanto il set non consente di avere duplicati, quindi comunque noi siamo sicuri che se c'è solo una volta. Noi facciamo il controllo, poi ci potremmo usare anche dei suoi metodi che ce lo fanno più o meno in automatico, ma comunque così. E quindi io cosa faccio? Mi scorro tutti i miei elementi, uso l'indice dei numeri solo così per darci delle informazioni su qual è la riga in cui abbiamo trovato il duplicato, e poi noi alla fine otteniamo un set che contiene tutte le parole univoche. Poi io potrei fare print e far vedere il set, quindi mi darebbe l'elenco di tutte le parole univoche che ha trovato. Poi ci potremmo fare dei giochini dove conti quante volte le trovi, eccetera, che mi sembra che c'è qualcosa del genere dopo. Tutto chiaro? Volete un altro esempio o siete quasi andare a casa? Vi vedo carichi, va bene. Dictionary, esempio di dizionari, i decoratori non ve li faccio, perché sennò vi uccido, non ce la potete fare. Buona idea. Ricordiamo all'inizio della prossima volta, siete freschi, perché i decoratori sono bellissimi, però siete bisogna essere concentrati. Quindi guardiamo solo i dictionary e poi... Allora, qui ho sempre il mio bellissimo file, che ve lo faccio vedere cosa c'è dentro, ci sono i nomi a caso. Conta volte, in questo caso qui io effettivamente conto quante volte trovo gli elementi dentro la mia lista. Ci sono alcuni nomi che sono duplicati, tipo Paolo è scritto due volte, Luca è scritto due volte, eccetera. Come faccio a fare questo giochino? No, non è così tanto semplice. Però... Allora, uso un dizionario, quindi faccio conteggi uguale dict, ok? Potrei fare anche uguale aperta e chiusa graffa, sarebbe uguale. E, sì, stranamente di default non posso fare un set, perché il set, la sintassi è sempre con le graffe, però non ho chiave, due punti valore, ma ho solo valore. Però per fare non esiste la costante di set. Quindi se faccio con aperta e chiusa graffa, creo una costante in un dizionario. Allora, with open file txt as file, questa è solita roba, per tutte le righe in file di testo, cosa faccio? Conteggi. Conteggi è il mio dizionario. D, riga strip. Allora riga è la nostra riga che abbiamo letto, ed è una stringa. Strip me la pulisce, se ci sono degli spazi o degli invio a capo, che lui di solito riga me li, sia da una parte che dall'altra. Quindi mi dà... Mi chiude la cosa, lo uso come chiave per accedere all'elemento contenuto in conteggi e poi a questa cosa qua gli assegno un qualcosa che adesso andremo a vedere. Qual è il risultato? Che io posso avere che ho già un elemento con questa chiave oppure potrei non avere già l'elemento con questa chiave. Se non ce l'ho già, lui lo aggiunge e gli assegna il valore che gli do a destra, che adesso verremo. Se c'è già, lui sovrascrive il valore che avevo assegnato a questa chiave con il nuovo valore che metto a destra. Che cosa abbiamo a destra? Conteggi è sempre lo stesso dizionario, però invece di accedere all'elemento tramite le quadre, utilizzo un metodo del dizionario, perché se non è un dizionario un oggetto, anche questo ha dei metodi come abbiamo visto prima, il case, l'item, eccetera, c'è anche il metodo get. Il metodo get ha una particolarità, prende come primo parametro la chiave, quindi io voglio avere un elemento nel mio dizionario passandogli la chiave.
ma fin qua sarebbe uguale a usare le graffe. Dov'è la furbata? È che mi permette di dare un valore di default e soprattutto non si arrabbia se la chiave non c'è. Quindi se io uso, leggo un elemento del dizionario con le quadre e quella chiave non c'è, si arrabbia. Io posso scrivere una chiave che non c'è, ma non la posso leggere. Se scrivo una chiave che non c'è, la aggiunge. Se leggo una chiave che non c'è, eccezione. Ok? Invece con il get io posso verificare se c'è l'elemento, se non lo trova lui mi restituisce un valore di default che gli do io. Io questa cosa la potrei fare dicendo if elemento in dizionario, allora fai così, altrimenti fai colà. Così è più sintetico, ok? E che cosa faccio? Dico conteggi get la chiave. Se non la trovo mi dai 0. Se invece la trovo, mi dà il valore che c'è in quella chiave lì. Se non l'ho trovata, lui mi ha restituito 0, io ci faccio più 1. Torniamo a sinistra dell'uguale. Se io non l'ho trovato, quell'elemento non c'è nel dizionario, quindi lo creo con quella chiave. E che cosa gli assegno? A destra avrò 1. Quindi ho trovato una volta quell'elemento. La seconda volta che ci vado, cosa succede? Torniamo a destra dell'uguale, io otterrò che conteggi esiste e la volta prima ci avevo dentro messo 1, quindi lui non mi darà il valore di default, mi darà 1. Io gli sommo 1 e quindi mi ottiene 2, vado ad assegnare 2 all'elemento. Quindi in questa maniera lui, mentre me lo scorre, mi conta gli elementi tutte le volte che li trovo. Ok? Poi quello che faccio sotto è un ciclo for per dare l'output, per presentare il mio risultato. Mi scorro le parole e i conteggi e gli dico ogni parola quante volte l'ho trovata. Mi sembra che sia qualcosa che non va. A tutti uno. Ah, sì, giusto. E devo fare lo strip anche qua. Ok, adesso funziona. Perché tutte le volte andavo a cercare un elemento che non avevo inserito, quindi mi faceva sempre 0, perché lui si trova anche l'invio a capo, nella riga. Esatto. Questa sera direi basta. Con il link dove si trova i progetti che... Non l'ho ancora messo online, lo metterò online questa sera domani e poi ve lo trovate... Anche per automazioni o il genere? Non ho capito. Qualcosa per automazioni industriali o un genere? Non in questo corso. No. Link per... per trovare degli esempi che non quelli che ho fatto io, altri esempi? Altri esempi. Progetti, diciamo Google. Allora, se vai su GitHub ne trovi più di quelli che sei in grado di consultare sicuramente. Ci sono molte cose anche di automazione industriale, cose di comunicazione con strumenti, cose varie. Già vedete cosa ti serve. Di solito su GitHub trovi parecchie robe. E dopo questa lezione qua io la zipperò e la legherò alla lezione di oggi sul corso, quello in presenza. Ok. Dubbi? Il corso vi sta piacendo? Vi sta entusiasmando? Ok, qualcuno è stato bravo, ha fatto partire la registrazione. Adesso leggo un po' di messaggi. Scusate se qualcuno ha fatto domande durante la lezione, ma non avevo il supporto. Sì, dovete digerirlo, mi sembra giusto.
Benissimo, buona notte a tutti.